Diamo il via ai lavori della mattinata. Buongiorno a tutti, molte grazie di essere qui questa mattina per parlare di servizio idrico con testimonial per me molto importanti perché operano tutti i giorni sul campo, sugli ambiti che riguardano l'innovazione, più propriamente l'innovazione. Quindi avremo un primo gruppo di lavoro rappresentato da imprese che si occupano di tecnologia tutti i giorni, quindi chiamo Luca Marella, Timo Olivetti, Alberto Ventura, 2A Smart City, Matteo Pagliarani, WaterTech Gruppo Arad, e poi stiamo ovviamente Cesaro di Inqueldata, che si siederà vicino a me. Non so, né Tribe, Flavio Codeluppi, se viene più tardi. Bene, allora iniziamo con questo gruppo di lavoro. Se vuoi accomodarti lì, Massimo, spostiamo queste meravigliose borracce che andremo a riempire più tardi. Allora, abbiamo. Il microfono l'avete? Dobbiamo farne girare uno e uno lo teniamo qua. Se vuoi metterti qui è meglio, facciamo due e due. Benissimo, io sto in piedi. Allora, abbiamo una prima sessione interessante. Parliamo di digitalizzazione e innovazione nel settore idrico, uno dei temi che con i nostri testimonial abbiamo sviluppato e portato avanti in questi anni, in particolare negli ultimi mesi, dove abbiamo sostanzialmente cercato di fare rete, mettere a fattor comune esperienze tra soggetti che appunto tutti i giorni si occupano di innovazione e poi con gli utilizzatori che poi sentiremo in un secondo slot di tavolo. Insomma, avete visto il format, è un format da talk, quindi, ma non è, non per questo andremo meno in profondità. Cercheremo comunque di dare informazioni utili, soprattutto sui trend che stanno caratterizzando questo mondo dell'acqua così contraddittorio nel nostro paese, pieno di punti d'eccellenza e ambiti che hanno molto bisogno invece di essere sviluppati. Poi sentiremo anche utility di estrazione diversa che cosa ci diranno. Allora io partirei da Luca Marella, che ritrovo dopo tanto tempo, sono molto felice di vederti Luca. Grazie Emanuele. Tim Olivetti entra in questo settore per portare le proprie competenze che sono state tutti occupi di acqua da qualche mese. Da tanto tempo, una prima tua, come dire, considerazione sul fatto che qual è il punto in cui siamo arrivati, dove siamo oggi per quanto riguarda il rapporto tra innovazione e settore idrico dal tuo osservatorio e che cosa TIM sta portando, il TIM Enterprise con Tim Olivetti all'attenzione degli utenti e del mondo, e del settore complessivamente. Quindi a te la parola, grazie per aprire i lavori, Luca. Grazie. Beh, la novità fondamentale è che TIM diventa un nuovo player nel campo della digitalizzazione della smart water grid. TIM con le proprie factory, cioè con le fabbriche digitali, in particolare Olivetti, Nuvol, Steyr Sistemi, che è una recente acquisizione da parte di TIM, entra appunto in questo comparto delle utilities, in realtà non solo water ma anche le altre utilities, gas ed energia. Per quanto riguarda il nostro mercato, in particolare quello della water, la novità è le nuove keyword, le nuove buzzword, in particolare la digitalizzazione del servizio idrico integrato. Questo processo è un processo che mira fondamentalmente a consolidare un puzzle di soluzioni e di situazioni che vengono da lontano, in particolare le grandi public utility hanno sistemi multi-vendor, multi-tecnologia, per cui sotto il grande ombrello dell'IoT, dell'Internet of Things o dell'IIoT, Industrial Internet of Things, unitamente alla disponibilità di connessioni veloci, determina e apre dei grandi scenari appunto per questa grande unificazione. Quindi la novità io penso che sia fondamentalmente questa, cioè
mettere insieme i pezzi o i cocci a seconda delle situazioni, no? Poi torniamo su, entriamo un po' in profondità su alcuni temi. Alberto Ventura ci ha accompagnato in questi anni, se potete scambiarvi il microfono, grazie. A2A Smart City accompagna il mondo dell'acqua da diverso tempo, abbiamo parlato tante volte di smart meter e di tutto quello che ci sta intorno. Una tua prima considerazione sul grado di maturità che vedi rispetto a questi temi dell'innovazione tecnologica applicate a utility che abbiamo visto in questi anni hanno delle asimmetrie notevoli che bisogna necessariamente considerare, e poi abbiamo parlato tante volte con te anche di disomogeneità dei territori, quindi entriamo anche un po' nel merito di questo tema, come le tecnologie affrontano anche per i gestori dell'acqua il fatto che non si tratti di un paese appunto livellato su alcuni piani, ma sia davvero complesso per quanto riguarda le gestioni. Sì, grazie Emanuele, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Credo che il percorso che A2A Smart City sta facendo, perché è sicuramente un percorso che ha ancora diverse tappe, sia assolutamente coerente con quello che sta avvenendo nel mondo del servizio idrico integrato, e quindi mi collego all'intervento del collega, perché effettivamente c'è la necessità di mettere insieme i pezzi, di collegare queste capacità, queste esperienze, queste tecnologie che possono essere diverse, proprio anche sulla base del fatto che ogni territorio, ogni gestore si trova quotidianamente a dover affrontare le criticità e i punti di attenzione di un territorio che ovviamente per quanto riguarda il panorama italiano è diverso. L'industria dell'acqua ha affrontato e sta affrontando questa sfida della digitalizzazione. Credo che tutte le realtà, naturalmente A2A Smart City ha secondo me una condizione particolare, che è quella di vivere il mondo delle multi-utility dall'interno, però credo che tutte le realtà, operatori, sistemi integrator, esperti, possano dare un contributo, e lo sta effettivamente sta avvenendo. Io credo che ci sia tanto ancora da poter fare, ci sia sicuramente tanto da ottimizzare, e credo che il passaggio proprio l'assunto di mettere insieme i pezzi, di collegarli, possa essere sicuramente un'esperienza di interoperabilità e integrazione che sicuramente può portare beneficio a quello che è un sistema, un mondo, diciamo, del servizio idrico integrato, che può dare alla collettività e di conseguenza alla comunità molti, molti benefici. Grazie Massimo Cesaro. In quel data origini UK, mi pare di capire, e quindi questo fatto di operare a livello internazionale penso che sia un valore aggiunto da portare al nostro sistema paese in qualche modo. Una breve presentazione su quello che è stata la percezione dei primi mesi o anni comunque di penetrazione del mercato, no? Che sensazione hai? Poi entreremo in merito invece delle vostre soluzioni in qualche modo. Prego Max. Funziona il microfono, prego. No, funziona. Grazie. Allora, sì, noi. 1, 2, 3. Scusate, c'è un sabotaggio in corso. Cyber security qui, Massimo. Ci riprovo. Ok. Scusate l'inconveniente tecnico. Allora, sì, dunque, noi proveniamo da un'esperienza, diciamo, non italiana, non necessariamente italiana, però abbiamo acquisito in questi anni, alcune competenze che derivano per esempio dalla digitalizzazione dello smart metering gas, e quindi qualche esperienza ce la siamo fatta imparando la normativa italiana. Un attimo solo, perché molto vicino molto vicino, ok, spero di non mangiarlo.
abbiamo imparato in pratica quelle che sono gli standard, le normative, e ci siamo resi conto del grosso impatto che ha avuto la normazione e quindi la pressione regolatoria che c'è stata in Italia. Prima Emanuele parlavi di frammentazione. Probabilmente questa è dovuta non solo a motivi geografici o organizzativi, ma anche all'assenza di una regia a livello nazionale, a livello di paese, cosa che con il, diciamo, con il recovery plan e con altre iniziative a livello europeo si stanno verificando. Vediamo nuove gare praticamente ogni giorno che riguardano il tema della conversione digitale. Noi siamo presenti fin dall'inizio con soluzioni di realizzazione di digitalizzazione delle reti mediante Digital Twin, e in particolare per quanto riguarda appunto l'aspetto dello smart metering, la sensoristica, il telecontrollo e tutte le altre diciamo opzioni che ci sono per rendere la rete idrica in questo caso più intelligente. Riteniamo che i prossimi 2 o 3 anni saranno molto interessanti appunto per la conferma di questa visione, cioè del fatto che l'Italia come paese, come sistema Italia, si troverà di nuovo, come è già successo per il gas, ad essere probabilmente al livello più avanzato di tutti in Europa. Grazie, Matteo Pagliarani, WaterTech Gruppo Arad. Anche in questo caso interessante la visione locale, quindi legata alla nostra country, nel nostro paese, però con una contaminazione fortissima con la capogruppo che è israeliana. Quindi tutti i plus che dobbiamo risolvere questo problema, perché non possiamo così. Scusateci. Quindi Israele che entra nel nostro paese a portare la loro esperienza, a portare il loro know-how per quanto riguarda una gestione complessa come la loro, molto puntuale, dice tutto su quello che potreste, che siete obbligatoriamente chiamati a portare anche al nostro paese, con dei numeri che abbiamo su, per esempio, le perdite rispetto a Israele completamente utopici per noi per adesso. Prego Matteo. Buongiorno a tutti, grazie Emanuele per l'invito. Io rappresento WaterTech, acquisita nel 2018 dal gruppo Arad. Arad è una realtà israeliana che al giorno d'oggi può insegnare molto a tutti i paesi per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Tenete presente che in Israele, come forse saprete, non c'è acqua, la maggior parte del territorio è rappresentato da deserti e il 50-60% del loro fabbisogno deriva dalla desalinizzazione del mare. Questo ha portato nella cultura israeliana, non solo nella testa dei consumatori, ma anche di tutta la filiera dell'industria dell'acqua, ha portato a un focus su quello che deve essere il risparmio e un'ottima gestione. Tenete presente che adesso in Israele hanno una perdita media del sistema di distribuzione pari a circa l'8.7%. Se voi pensate che in Italia siamo più o meno al 50%, capite bene che c'è tanto da fare, ma si può anche arrivare a un livello veramente ottimo. Studi scientifici tedeschi dicono che più o meno sotto il 7% di perdite sia quasi impossibile andare o comunque sia totalmente antieconomico. Ci sono realtà in Israele che raggiungono addirittura il 2% di perdite. Come abbiamo detto finora, sicuramente non si può pensare che sia solo il distributore idrico a trovare una soluzione, a riuscire a gestire l'insieme degli impianti, ma è un puzzle dove sicuramente ogni pezzo viene rappresentato da diverse realtà industriali, quindi abbiamo sicuramente bisogno di sistemi di trasmissione dei dati, sistemi di digitalizzazione, sistemi di data management e anche ovviamente sistemi di misura che siano adeguati e che siano allo stesso livello tecnologico di tutto il resto della filiera. Grazie. Luca, che cosa succederà nei prossimi mesi? Che cosa andrete a proporre? Un po' nel merito delle soluzioni senza presentazioni tecniche, ma qual è il valore aggiunto che porterete? Allora, al mondo, come di sappiamo, la grande novità di questo momento è il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza.
che come linea di finanziamento prevede espressamente la riduzione delle perdite in rete idrica interna. Quindi si va al nocciolo del problema, come giustamente accennava il collega di Arad. Quindi il problema è ridurre le perdite idriche, perché la water industry è un'industria che produce 100 unità di prodotto, quindi 100 metri cubi di acqua, e ne perde fino al 50-60%. Ovviamente questo è differenziato a seconda delle zone, alcune public utilities virtuose, vedi Acquedotto Pugliese, che peraltro è forse l'università sotto questo aspetto. A livello sentiremo la dottoressa Portincasa che sta arrivando. Poi verrà la dottoressa Portincasa, ci darà delle informazioni in merito. Ci sono altre realtà meno virtuose, però il processo è cominciato e deve andare a termine, ovviamente. È chiaro che una tubazione vetusta, una tubazione vecchia, inevitabilmente determina la presenza di buchi, usiamo un termine diciamo essenziale. Questi buchi probabilmente non possono essere riparati con i bit, però è altrettanto vero che una gestione tecnologicamente parlando avanzata, intelligente, fa sì che riducendo quello che determina la fuoriuscita di acqua dal tubo, cioè la pressione, in certi momenti della giornata, quello che l'amico Marco Fantozzi chiamerebbe active leakage control, cioè io riesco a limitare i danni, ok? Dobbiamo essere seri, tubi che hanno 60 anni, 70 anni, in acciaio, senza protezione catodica, vanno cambiati, diciamola tutta, per cui è sempre un mashup di interventi convenzionali di tipo idraulico, di tipo opera civile in senso stretto, con l'unione di tecnologie avanzate. Tornando a quello che si può fare tutto, partendo da una site survey, perché esistono molte realtà in cui non abbiamo informazioni sulla planimetria, cioè non sappiamo dove stanno i tubi. Allora cominciamo a censimento e poi aggiungiamo le keyword per ciascuna di queste cose. Censimento delle planimetrie, dove stanno i tubi, dove stanno i pezzi speciali, dove stanno gli organi di manovra, e quindi GIS, sistemi informativi territoriali, cioè cristallizziamo queste informazioni in un sistema informativo. Dopo questo, utilizzazione di apparecchiature idrauliche particolari, penso in particolare a valvole a membrana. Mi sta dicendo sì. Che non vi occupate solo di connettività, ma di creare delle database o comunque delle piattaforme utili per raccogliere sì, e leggere in modo intelligibile. Assolutamente sì. Come ricordiamo noi di una certa generazione, si è partiti con i sistemi SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, che ricevevano i dati di monitoraggio. Dopodiché in maniera progressiva si è cominciato a fare la grande integrazione, cioè il mashup, e questa è Information Technology, di vari componenti, SCADA, il GIS, il sistema di metering, perché non dimentichiamo che l'utente finale è quello che utilizza l'acqua che noi immettiamo in rete, per cui se abbiamo contatori intelligenti possiamo chiudere il bilancio idrico, per cui stimare effettivamente, io immetto in rete 100, quanta ne ho consegnata? Quindi il cerchio si chiude in questa maniera. Molte grazie. Alberto? Presuppone che lo smart meter sia, appunto, come abbiamo detto altre volte, non uno strumento a sé, ma uno strumento che faccia parte di un processo, che attivi un processo, l'abbiamo detto tante volte. Adura Smart City in questo momento sul tema dell'acqua cosa sta portando e qual è l'evoluzione che si è venuta a creare rispetto a un primo momento storico in cui stavate ragionando su questi temi, avendo come pilota a due a ciclo idrico, per esempio? Sicuramente lo smart meter è secondo me l'oggetto che più di tutti ha dovuto attraversare questa evoluzione, e questa evoluzione secondo me ha portato lo smart meter, come del resto anche tutte quelle che sono le misure, le comunicazioni, a passare da essere un prodotto che comunque ha una valenza metrologica determinante, l'esperienza di WaterTech con Arad credo che lo possa assolutamente dimostrare, a diventare un prodotto all'interno di un servizio. Io credo che A2A Smart City
abbia sicuramente fatto questo percorso, lo sta facendo. Noi stiamo cercando di approcciarsi come provider di servizi verso i gestori del servizio idrico, naturalmente con la consapevolezza che per offrire un servizio, che sia un servizio di lettura a livello di utenza, piuttosto che sia un servizio di monitoraggio a livello di processo, bisogna integrare le capacità del prodotto, nel caso dello smart meter il contatore, che non è più un semplice misuratore ma deve essere adeguato anche nel portare quella comunicazione attraverso un'infrastruttura di comunicazione. Quindi qui c'è l'operatore, noi siamo un operatore di telecomunicazioni che abbiamo portato l'esperienza della radiofrequenza, della rete fissa, che però non deve essere vista come vincolo tecnologico, cioè le diverse tecnologie, che siano LTE, che siano narrowband IoT, che siano radiofrequenza, che siano su una frequenza piuttosto che un'altra, secondo me devono dare a tutto l'ecosistema dei contatori, che sappiamo essere, ha citato il collega l'esperienza di Acquedotto Pugliese che ha all'incirca 1 milione di contatori, quindi non possiamo pensare che siano tutti nella stessa condizione questo 1 milione di contatori, e arrivare su una piattaforma che deve essere una piattaforma, cioè uno strumento per il gestore che possa essere in grado di collezionare in maniera altamente affidabile i dati, sia che provengono da un misuratore di pressione per misurare quella che può essere la pressione, che è un indicatore della rottura piuttosto che di un'eventuale perdita, in maniera proattiva. Stessa cosa per gli smart meter, e chiudo questo intervento. Lo smart meter non ha l'onere solo di portare la lettura per arrivare a un sistema di billing, di fatturazione, ma ha l'onere di portare allarmi, informazioni di diverso tipo, informazioni anche sulla qualità e sulla presenza all'interno dell'acqua di determinate cose. Credo che l'evoluzione che i costruttori stanno attraversando, naturalmente in particolare i costruttori dei contatori, sia un'ulteriore prospettiva per poter fare qualcosa di più a livello applicativo, a livello alto, perché bisogna essere in grado di mettere tutte queste informazioni in maniera semplice, perché se ci ostiniamo, tra virgolette, ad avere solo la vista tecnologica dell'aspetto del servizio sbagliamo, ma in maniera semplice, in maniera funzionale, affinché il gestore possa recuperare quello che è la perdita attraverso una operatività migliore sempre verso la collettività. Massimo, su questo tema dei dati, insomma, di chiamati in quel data, certo, si gioca un po' la capacità di gestire, no? di governare i processi, di conoscerli, certo, e anche di dettare un po' i trend futuro. No? Io mi riaggancio a, certo, a quello che stavano dicendo i colleghi. Noi sostanzialmente abbiamo sviluppato una tecnologia, un software essenzialmente, una serie di software che consentono la realizzazione da parte delle utility di cosiddetti digital twin, cioè copie digitali di oggetti fisici, che possono essere dal contatore, quindi dal contatore intelligente, ma non necessariamente il contatore intelligente, è sufficiente che sia un contatore comunicante, fino alle reti di trasporto dati, fino ai sistemi di aggregazione di dati provenienti da sorgenti diverse. E lo abbiamo fatto in modo da renderlo fruibile a quello che è il nostro target, cioè non richiede conoscenze IT particolari, ma cerca di acquisire la conoscenza di dominio, in questo caso della società di gestione e distribuzione dell'acqua, e mette a disposizione degli strumenti molto semplici che aiutano nel percorso di conversione digitale, generalmente partendo dalla situazione attuale e consentendo poi un'evoluzione, una migrazione, a prescindere da quali saranno le tecnologie future. Si parlava di Acquedotto Pugliese, ha 1 milione di contatori, ne può cambiare 100, 150 mila all'anno. È facile che fra 5 o 6 anni ci potrebbe essere una tecnologia di contatore nuova o un sistema di comunicazione più aggiornato, e che magari ci possa essere l'interesse da parte appunto del gestore di acquisire queste tecnologie. Noi facciamo in modo che le scelte fatte oggi non siano troppo condizionanti. Avete qualche caso concreto che state affrontando con maggior passione, perché comunque vedete che c'è una recettività su questo? Considerato che in Italia ci siamo da poco, abbiamo piccole realtà sulle quali stiamo facendo poco più di sperimentazioni. In UK
E in India abbiamo delle situazioni che sono più interessanti, dove ci sono per esempio aziende che hanno 2 o 3 milioni di clienti che stanno migrando da piattaforme esistenti, stanno creando dei digital twin di queste, diciamo, di queste tecnologie esistenti, integrando quelle nuove, quindi per esempio passando da alcune tecnologie di trasmissione che magari ora sono obsolete, integrando nuovi sistemi quali NB-IoT piuttosto che sistemi non soggetti a licenza, e tutto questo però mantenendo omogeneità del servizio, quindi senza sospendere il servizio, anzi generalmente anche migliorando il livello di servizio. Noi in questo momento abbiamo sì, almeno 2 realtà che sono oltre il 1 milione di contatori e che stanno integrando in questo momento, proprio grazie alla flessibilità del Digital Twin, strumenti per esempio di ricerca perdite e tecnologie di ricerca perdite per creare dei, come dire, dei cicli virtuosi, ecco. E, sì. Poi e chiaramente la scala è sempre adeguata alla nazione, perché un POC in India sono certo. 3 milioni di contatori. E, certo. Quindi... Ecco, Matteo, su questo fatto aver fatto esperienza anche con un cross su altri mercati internazionali, ma vi ha spinto a accelerare i processi di presentazione di prodotti, soluzioni nuove, perché comunque vi ha aiutato anche a fare, come dire, sperimentazione su alcune soluzioni che sembravano mature ma che stanno cambiando invece con soluzioni diverse, oppure c'è un periodo per rendere mature alcune soluzioni? No, ci sono molte soluzioni già mature oggi, sicuramente dal lato la spinta al passaggio da un contatore, diciamo, se vogliamo, muto e sordo, a un misuratore invece in grado di fare tante cose, c'è stato anche l'aiuto della capogruppo che aveva già tecnologie sviluppate e testate da anni, oltre anche a quella che è la spinta del governo e dell'Europa alla riduzione delle perdite. Questo ha portato sicuramente a un processo di cambio più veloce. Tecnologie sono già pronte, almeno quelle che abbiamo oggi, ormai da diversi anni che utilizziamo diverse tecnologie. Non ci puoi svelare niente. Sicuramente sia la spinta del mercato che gli obiettivi da raggiungere stanno portando a un continuo investimento sempre in tecnologie diverse, soprattutto di trasmissione del dato. Sulla trasmissione, come dicevamo prima, non possiamo magari pensare di avere un'unica soluzione per tutti. Viviamo in un paese vario e variegato, abbiamo bisogno di diverse tecnologie, e quindi questo ci sta portando in brevissimo tempo ad aumentare la produzione, ad aumentare il portfolio dei prodotti che abbiamo con tutte le tecnologie ad oggi disponibili. Ciò non toglie che magari tra un 5-6 anni ovviamente andremo a lavorare su un altro. Non vediamo così lontano per adesso. Un ultimo giro su un tema che ho molto a cuore, che riguarda l'integrazione delle reti. Cioè, parlo con te, Luca, team, ma anche con la Due Smart City. Dico, per definizione dovete avere una visione su più ambiti che riguardano i servizi di pubblica utilità. Smart City, che cosa c'entra con l'Aquila Smart City, che cosa può succedere nello scambio di informazioni tra un ambito e l'altro, poi lo vedremo anche quando poi nell'altro panel parleremo poi di Watergy, quindi acqua ed energia. Cioè, la vostra visione va prettamente sul gestore del servizio idrico, perché questo è il vostro core business, ma anche con un occhio a una multi-utility che può invece rendere i servizi in qualche modo e i dati che vengono ricavati integrati per una miglior gestione complessiva, oppure è un ambito che deve rimanere molto verticale? Ma allora, in particolare per quanto riguarda il networking, i dati bisogna prelevarli in campo e portarli a casa. Siamo passati quindi da molto rapidamente, tutto sommato, dai vecchi modem US Robotics analogici del tempo dei Cucco. Siamo andati al 2G, al 2G e mezzo, al 2G75, al 3G, 4G, sta arrivando il 5G. Parallelamente a questo processo
si sono sempre più utilizzate le reti low power e ultra low power, perché non dimentichiamo che parliamo di strumentazione a batteria, cioè battery operated. Quindi il vero problema è riuscire a far vivere questi contatori 10-12 anni, come prevede la nostra utility, in maniera tale che invino i dati a casa. Per cui LoRaWAN, NB-IoT. Mettiamo un attimo da parte quelle a bassa gittata, tipo il WAM Embass, cioè il Wireless Embass, che prevede il letturista che gira con la Panda oppure in bicicletta e a 100 metri... Solo con la Panda. Bravo, può girare. Solo con la Panda, perché la Panda è Panda in giro, scusatemi. Panda in giro. Mi è scappato. Allora, al di là di questo, quindi c'è una convergenza con i nostri amici e colleghi di team che sono qui presenti oggi. Stiamo verificando che le prime gare che sono uscite nel campo del PNRR prevedono delle reti miste, quindi multiutilizzazione, e quindi abbiamo un rappresentante di un produttore di contatori al quale, come stuzzico, no? Come sollecitazione, penso che il futuro non possa che essere un tri-standard. Dovete riuscire a mettere on board su un contatore LoRaWAN, NB-IoT, WMBus, perché no? Perché in questo momento non possiamo a priori dire è meglio NB-IoT. È chiaro che in rappresentanza di team, pro domo mia, vi dico che NB-IoT ha delle caratteristiche straordinarie che non può avere LoRaWAN. È una rete low power, a differenza di LoRaWAN che è ultra low power, ma con NB-IoT noi facciamo quello che è una bidirezionalità in senso stretto. Non ci dimentichiamo che LoRaWAN è unidirezionale. Almeno se restiamo in una classe energetica che si chiama classe A, cioè è il contatore che si sveglia e manda il dato a casa. Se io devo fare un bilancio idrico, potrebbe essere interessante che il contatore diventi, come diceva il collega di WaterTech, certo, da muto e sordo diventi bidirezionale, quindi mi mandi i dati a casa in maniera più continua, di tal che ricostruisco delle curve. Insomma, credo che la grande novità possa essere questa, cioè il ricorso a reti veloci, sofisticate, che ti bucano il pozzetto. Non dimentichiamo che il contatore è spesso alloggiato in nicchia, c'è il muro per lo mezzo. NB-IoT entra, LoRaWAN non entra. Ecco, poi magari qualcuno di voi, abbiamo letto, Team Enterprise ci dirà che cos'è. Mi sembra che oggi sia una giornata importante per questa cosa. Alberto, rapporto tra settore idrico e Smart City, è un po' il tuo, il vostro core, no? Cioè il dialogo, l'interoperabilità, aggregare dati che arrivino da più fonti, e questa è la visione che bisogna avere quando si parla di un territorio, per esempio. Bisogna rendere operabili, interoperabili, oppure continuiamo ogni utility, ogni servizio a ragionare in modo verticale, mi sembra anacronistico per certi versi. Assolutamente, cerco di esprimere due concetti e poi cerco di dare anche una integrazione rispetto a quello corretto che è stato detto adesso dal collega sulla tecnologia. Allora, i due concetti sono il primo che per quanto riguarda Dua Smart City, il concetto è sempre stato quello di abilitare il trasporto del dato al netto di quello che sia la tecnologia, vale a dire LoRaWAN come tecnologia low power wide area, piuttosto che narrow band IoT come tecnologia punto punto, diciamo così. Cioè la diversità fra una rete punto multipunto e una rete punto punto, dove per punto multipunto sostanzialmente prendiamo l'esempio di LoRaWAN, noi siamo in LoRa Alliance ormai da diversi anni, c'è un concentratore che concentra appunto diverse comunicazioni provenienti da migliaia di contatori. La tecnologia punto punto vede la SIM sostanzialmente installata sul contatore poter comunicare direttamente con la PN centrale, quindi con il sistema centrale. Questo credo che non debba essere una scelta, ma possa essere una diversità di comunicazione che possa coesistere in un sistema di telelettura. Cioè, secondo A2A Smart City, il sistema di telelettura non deve essere un sistema verticale che vincola il gestore a scegliere una tecnologia, cioè il contatore nel pozzetto col chiusino in ghisa e il contatore in nicchia esterna che ad esempio ha una condizione, un'ubicazione più fortunata dal punto di vista della radiopropagazione, devono essere messi nella stessa condizione di consumo della batteria.
Perché? Perché poi c'è l'authority che dice: se il contatore è statico deve essere garantito per 13 anni, se il contatore è meccanico deve esserlo almeno per 10 anni. Noi partiamo dalla progettazione di rete in radiofrequenza con tecnologia LoRaWAN su frequenza libera 868, che è vero che secondo classe A, B o C può essere unidirezionale o bidirezionale, ma noi facciamo telegestione e telelettura e l'esperienza la prendiamo dal gas, tanto per essere molto chiari. Perché? Perché nel mondo del gas, anche a livello normativo, si è passato da un sistema di telelettura, che è vero partiva da quello che è il walk-by, drive-by, quindi con tecnologia wireless and bus, a un sistema che su banda stretta limita la quantità di pacchetti per non stressare la batteria del contatore in determinate condizioni. L'ultimo concetto che esprimo, Emanuele, è quello della rete multiservizio, cioè pensiamo all'opportunità che hanno i gestori attraverso un'infrastruttura che parte e nasce per essere in grado di gestire centinaia di migliaia di punti, spesso in queste condizioni di ubicazioni sfavorevoli, pozzetto, installazione sotto scantinati, eccetera. Noi abbiamo l'esperienza di Milano, provincia, MM, Capholding, tanto per intenderci, è sicuramente complicata l'installazione di questi contatori. L'infrastruttura di comunicazione può essere utilizzata per servizi diversi da quello che è la gestione del servizio idrico, che vadano dai servizi di smart city. Esempi ne potrei fare a decine, che ne so, monitoraggio ambientale, smart parking, servizi legati alla mobilità, servizi legati al mondo dell'ambiente, perché spesso le utility hanno la doppia declinazione, water e ambiente, piuttosto che, vi porto anche questa esperienza, che è comunque un'esperienza in via di avanzamento, del monitoraggio del consumo dei pomodori, quindi lo smart metering water e lo smart metering heating. Molte grazie davvero anche con Massimo Cesaro. C'è questa idea olistica oppure? No, assolutamente, anzi io quando sento i colleghi parlare di tecnologia mi commuovo, perché è sempre stata una, voglio dire, una mia passione da vecchio. Ricordi quanti anni fa? Esatto. E quindi sì, noi abbiamo un approccio che è completamente, come dire, agnostico e aperto alla tecnologia, sia alla tecnologia per quanto riguarda i contatori che per quanto riguarda le reti. Una cosa che però sono tutte belle le cose che abbiamo sentito, io vorrei aggiungere solo che c'è un tema anche di sostenibilità economica, cioè queste cose sono belle da pensare, tecnologicamente possiamo risolvere tutto, però poi dopo, alla fine, se chi paga è l'utente del servizio idrico, deve avere anche deve avere anche un costo ragionevole. Lo chiederemo adesso a Marco. E quindi il nostro obiettivo fondamentalmente è proprio questo, di mettere a disposizione una tecnologia che sia sostenibile a tutti gli effetti. Quindi bene le reti su spettro non licenziato come LoRa, bene le reti su spettro licenziato come NB-IoT, però il problema è che quando si parla di servizi che devono durare 10 o 13 anni, chi implementa questi servizi deve essere in grado di preparare un business plan e garantire la sostenibilità di questo servizio senza farlo pagare troppo al contribuente. Il nostro obiettivo fondamentalmente è questo. Molte grazie davvero. Matteo, dell'esperienza israeliana, c'è una verticalizzazione spinta oppure i dati e le esperienze che arrivano poi in Israele sul tema dell'acqua così virtuoso vengono traslate anche ad altri settori, che tu sappia? Diciamo più come WaterTech, attualmente noi seguiamo sia acqua che il gas. E sicuramente stiamo seguendo due percorsi pressoché identici. Sono ovviamente delle differenze tecniche, tecnologiche, problematiche diverse, parlavamo prima nicchia, non nicchia, il contatore del gas da un lato è molto più comodo, è lì, non c'è l'acqua, quindi posso andare a sostituire la batteria e allora ho anche, se vogliamo, adesso qui qualcuno mi sparerà, ma abbiamo anche da un lato un interesse minore nel consumo della batteria, so che posso sostituirla, quindi posso avere anche un utilizzo diverso dello strumento.
Di verticale no, non c'è. Secondo me al giorno d'oggi parlare di verticalità è quasi impossibile. È quasi impossibile. Abbiamo comunque oggetti diversi con scopi simili, abbiamo strumenti diversi che più o meno devono fare la stessa cosa, strumenti tecnologici che magari gestiscono dati diversi ma alla fine gestiscono un dato, magari con gli stessi scopi. Quindi al giorno d'oggi parlare di verticalità è pressoché impossibile. Molte grazie davvero, un applauso ai nostri primi 4 testimonial, davvero un ringraziamento. Torneremo sui temi dell'innovazione nel secondo panel tecnologico che parlerà del rapporto tra water ed energia. Molte grazie, chiedo a Francesca Portincasa, Acquedotto Pugliese, direttrice di Acquedotto Pugliese della Giulia, Marco Andrea Muzzati, Gruppo CAP, Stefania Giacomelli, A2A Ciclo Idrico, Giovanni Piccoli, APS, ACEGAS, APS AMGA, prego, molte grazie. E anche Simone che mi dà una mano, Pompili, ad aprire, a fare una prima finestra sul tema PNRR. Molte grazie davvero ai nostri primi testimonial. Sei stato più volte citato, a quello Pugliese, Francesca, partiamo da te come esempio di chi ha saputo cogliere le sfide dell'innovazione per trasformare non solo la vostra azienda, ma a trasformare i territori, no? Ne parliamo spesso di Smart Land, abbiamo fatto tante cose insieme su questo, quindi una visione davvero che va a rispondere ai bisogni attraverso una capacità di coprogettare utilizzando le tecnologie, senza una visione che tu in particolare hai avuto, si fa fatica poi a portare avanti problemi che hanno un'emergenzialità, ma al tempo stesso devono guardare molto in là col tempo. Quindi grazie ancora. A te la parola. Grazie. Noi nasciamo innovativi per forza, perché siamo tra i più lunghi acquedotti del mondo, certamente il più complesso d'Europa, senza acqua, perché in Puglia l'acqua non c'è. Quindi nasciamo innovativi nel DNA e siamo noi che siamo nati per cambiare il destino di una terra che aveva una serie di problemi seri, e questo ha condizionato il nostro modo di pensare. La tecnologia, come ben sai, già da tanti anni per noi è stata un'opportunità e l'abbiamo colta in tutti i modi possibili, compreso il fatto di utilizzare i fondi del React-EU, del PNRR, investendo principalmente in innovazione di processi, di sistemi e innovazione tecnologica stretta. Il progetto dello Smart Water Management, quindi una gestione digitale dell'acqua, sta coinvolgendo praticamente tutti i comuni pugliesi, e la tecnologia la stiamo portando in tutti gli ambiti per metterla sempre più a servizio del cittadino. L'inserimento, già l'attivazione degli smart meter che stiamo già montando in maniera massiccia nelle province di Brindisi e Taranto, ci ha portati immediatamente a ragionare sui protocolli LoRaWAN. Ne abbiamo già testati 7 e stiamo cominciando a fare un po' uno screening, ma già ci affacciamo a nuova tecnologia di trasmissione dati. Questo è il servizio del cliente, perché nel momento in cui saremo abbastanza solidi, dire al cliente accedi in tempo reale ai consumi del tuo contatore significa dare massima trasparenza, massima possibilità anche di autoverificarsi, che è una cosa molto molto importante. Dire ai nostri, guarda che il cliente si verifica e ti verifica, aiuta a una maggiore consapevolezza che non abbiamo utenti, visto che agiamo in monopolio come tutti i gestori del servizio di idrico integrato, ma abbiamo clienti a cui rispondere e da soddisfare. Sapere che la tecnologia è a servizio dell'uomo, e non è, perché la tecnologia, per quanto intelligenza artificiale, è stupida e quindi deve essere guidata dall'uomo, deve essere asservita all'uomo, essere utile all'uomo,
ci proietta nel futuro. Noi, per fare un esempio, per presentare al nostro stesso interno, ai 2200 colleghi di Acquedotto Pugliese, il nuovo piano industriale che punta fortemente lo sviluppo tecnologico, abbiamo chiamato un futurologo, perché il futuro è oggi. Allora, poi ci torniamo su questa cosa perché ci incuriosisce parecchio. Stefania Giacomelli, a 2A ciclo idrico, avete un microfono da scambiarvi. Abbiamo parlato nel precedente giro di tavolo, la parola cittadino era un po' nelle pieghe, qui invece siete a bomba sul territorio, sulla risposta a territori complessi come quelli che gestite voi e disomogenei sicuramente. Quindi una prima battuta su come l'innovazione ha aiutato a rispondere poi in realtà ai bisogni del territorio, soprattutto in un momento storico che sappiamo per tutti quanto sia complesso, cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Quindi, okay. Prego. Mi riallaccio a quello che ha detto la collega prima, la Puglia forse non ha mai avuto acqua, però forse quest'anno è il primo anno in cui verremo a chiedere dei consigli, perché purtroppo parlando di territorialità diverse e il territorio bresciano è un territorio veramente che spazia dalla pianura alla montagna e quest'anno è stato veramente difficile. La tecnologia e l'innovazione aiuta nella parte diciamo anche più pratica. Faccio un esempio banale che magari a cui non si pensa: quando si ha poca acqua e si deve intervenire per ripartire l'acqua in modo che nessuno rimanga senza di offrire il miglior servizio con quello che si è, la motorizzazione delle valvole, il controllo dei parametri, sapere dove va l'acqua, tutte le misure controllate hanno chiaramente permesso di avere un servizio più efficiente e anche vogliamo di lavorare meglio noi senza mandare operativi sul posto in condizioni emergenziali. Quindi tutto quello, cioè, è un percorso lunghissimo quello dell'innovazione che è partito nel mondo idrico dalla parte secondo me degli impianti. Cioè è una realtà consolidata per tutti che gli impianti sono telecontrollati, che ci consentono di lavorare meglio. Quello che secondo me è la vera sfida di adesso, che sta avvenendo a una velocità folle, diciamo, a cui dobbiamo stare dietro, è l'implementazione di questo modo di pensare sulle reti, partendo dai valori più banali di portata e pressione, fino ad arrivare anche alla qualità dell'acqua, anche ai sensori sulla qualità, in modo da conoscere meglio e da reagire al meglio. Grazie. Andrea Muzzati, di un territorio altrettanto complesso, la città metropolitana di Milano, 132 comuni mi sembra, e poi altri non in città metropolitana. E parlare di innovazione sulle operation complessive è il tuo pane quotidiano, ma insomma siete un po' un link tra capire cosa succede a livello tecnologico nel mondo e poi i cittadini che devono, avete in questo senso un ruolo, anche un posizionamento nuovo rispetto anche ai tanti comuni a cui dovete rispondere. Insomma, diciamo sempre, poi ne parleremo anche domani con Russo, di questa idea di l'utility come hub che unisce punti, per quello che parlavo di una visione, e avendo sempre presente che poi i punti a cui rispondere o da cui recepire sono tanti. Sì, allora sicuramente questo tema dell'hub che accelera su un territorio complesso, perché comunque abbiamo 130 comuni più altri comuni che depuriamo, si sente, perché sono comuni piccoli, spesso ci chiedono aiuto su tutto. Non ultimo, magari ne parleremo nel pomeriggio, sul tema delle comunità energetiche, che è un altro tema che sta nascendo, dove oggi proprio sulle comunità energetiche si può vedere un po' quel link a cosa servono tutti questi dati e questi misuratori. Nel mondo energetico è già una realtà. Però il pensare che condivido l'energia quando la consumo mentre viene prodotta, e su questo un beneficio anche economico, è un qualcosa che in un futuro, secondo me ancora abbastanza lontano, potremo vedere anche nell'acqua, perché capiremo magari il momento in cui è meglio consumare l'acqua, il momento migliore della giornata, perché comunque l'acqua poi è legata all'energia. Per cui oggi partiamo, come si diceva, da sistemi di acquedottistici che sono stati telecontrollati, come diceva la collega, soprattutto negli impianti. Siamo andati verso le reti con portate e pressioni, poi qualità dell'acqua,
e soprattutto al misuratore di utenza, da cui dobbiamo prendere il dato fondamentale che è sia per la fatturazione ma ovviamente per le perdite idriche, per supportarlo nei consumi, perché un domani sarà molto importante. Abbiamo fatto qualche sperimentazione già con una serie di utenti che erano in un territorio con cui con A2A abbiamo fatto una rete smart fissa e davamo informazioni agli utenti su come erano il consumo. Abbiamo già visto un forte cambiamento, chi veniva avvertito che aveva un consumo anomalo all'inizio magari si arrabbiava, poi diceva no ma non è possibile, poi dopo si rendeva conto e cercava di gestire meglio il suo consumo. Questo ci è sempre sembrato non importante in pianura padana, perché comunque l'acqua ce n'era, ma oggi le cose stanno cambiando, per cui il futuro diventa quello, anche rendere digitale l'acqua sotto tutti i punti di vista. Poi nel secondo giro ti chiedo qualcosa in termini sperimentali che state facendo. Giovanni Piccoli, sei in un'altra area geografica, adesso ci direi tu quali aree servite. Ho la stessa domanda di apertura, no? Cioè avete un ruolo complesso, l'abbiamo visto anche rispetto alla pandemia, piuttosto che la siccità, una risposta diversa anche nel concepire il cliente, concepire una persona che diventa sempre, che avete il ruolo, questa era l'altra domanda che volevo fare anche rispetto all'accenno che mi ha fatto Francesca, anche di rendere più consapevoli in termini di informazione il cittadino, perché diciamo la verità, il canale di informazione più vicino al cittadino è l'utility, ma altre forme di sensibilizzazione, anche in questo avete un ruolo, diciamo, di aprire la testa dal punto di vista culturale, che parte dai ragazzi fino agli anziani, quindi è un ruolo che vi sentite, che cosa state facendo, e poi l'innovazione come aiuta questo aspetto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Acegas APS AMGA opera all'interno del gruppo ERA prevalentemente nel territorio dei comuni di Trieste e comuni limitrofi e della città di Padova e parte della provincia di Padova. Stiamo parlando di circa 500.000 utenti serviti e un 3.000 km di rete all'incirca. Il nostro servizio sul territorio ovviamente è molto sentito dal cittadino, prima di tutto perché ci vede comunque erogatori di un servizio, erogatori di bollette e quindi anche di un costo da pagare, e come tale va sempre accompagnato per cercare di dare al cliente, al cittadino cliente, le informazioni più utili per poter gestire al meglio questa risorsa che quest'anno abbiamo imparato tutti non essere più così scontata come era scontata negli anni precedenti. Ecco perché da questo punto di vista sul territorio noi ovviamente agiamo non solo come gestori ma anche come informatori, come acculturatori attraverso programmi specifici che, come diceva lei, anche mutuando quella che è l'esperienza di capogruppo, noi siamo gruppo ERA e quindi la grande macchina del mondo, sono tutte iniziative che già accompagnano il cittadino da piccolo fino a quelle che sono le ulteriori attività che noi svolgiamo in occasione di tutte le grandi campagne comunicative interne ai centri abitati dove noi operiamo, dove andiamo a portare questa evidenza dell'importanza di una gestione oculata di questo bene sempre più prezioso, ma anche di quelle che sono le buone norme che l'utente normale, che il cliente normale dovrebbe mettere in atto per garantire che non vi siano sprechi nell'utilizzo di questa risorsa. Sicuramente da questo punto di vista aiuta anche nell'educazione del cittadino finale il fatto di andare a introdurre quelle tecnologie che mi possono permettere di responsabilizzarlo, e in questo senso lo smart meter sicuramente è il passo che più si avvicina all'utente finale nel dare questo tipo di informazione e nell'aiutarlo anche a recepire quelli che sono i corretti consumi, le corrette modalità di gestione del bene. Grazie Francesca. Il ruolo, ecco, dovete scambiare il ruolo di un utility come la vostra con le istituzioni centrali, che per voi soprattutto sono Regione Puglia, tanti comuni, e al tempo stesso quello che voi analizzate in termini di innovazione, di ricerca, spinta, che cercate di introdurre con dei pilota. Cioè, sembra che ci sia una simmetria fortissima o mondi molto... So che il suo sorriso dice tante cose, però ecco,
bisogna far comprendere da una parte cosa state facendo in termini di sperimentazione e come questa cosa arrivi anche alle istituzioni centrali per capire che voi il drive di sviluppo che siete non siete soltanto per dare una qualità dell'acqua migliore ma per spingere il territorio ad evolversi in continuo. Innanzitutto noi abbiamo la fortuna di essere interamente di proprietà della Regione Puglia e di aver dovuto raccogliere la sfida di dimostrare come una struttura, un ente di fatto pubblico può performare come meglio di un privato. Ed è una bella sfida che abbiamo accolto tanti anni fa e che stiamo continuando a portare avanti. Quindi è chiaro che c'è corrispondenza bionivoca, ma quello che noi portiamo sui territori come cambiamento e innovazione nel quotidiano si riflette inevitabilmente anche su una serie di scelte. Tra le innovazioni, oltre al discorso dello smart water management, il cambiamento anche nell'approccio al monitoraggio della qualità dell'acqua, per noi in realtà da parecchi anni, avere prima dell'ingresso di impianti di potabilizzazione una serie di sonde che ci danno parametri che sono serviti a tranquillizzare la popolazione quando vengono allarmi, perché noi l'acqua la prendiamo fuori regione. Tra l'altro dall'invaso del Pertusillo, che è sempre sospetto perché lì vicino in Val d'Agri c'è stazione di petrolio, quindi periodicamente qualcuno lancia l'allarme, il Pertusillo inquinato di idrocarburi. Noi oramai non facciamo altro che tirare fuori i risultati delle sonde che monitorano in continuo, consegnarli alla Regione Puglia, la Regione Puglia provvede. Cambiare vuol dire aver cambiato la vista sulla depurazione, perché anche questo è un segmento che tendiamo a trascurare, ma la depurazione in Puglia, anche per scelta della regione, è diventata una risorsa. Se la Puglia ha tra i mari più puliti d'Italia è perché usiamo tecnologie, gestiamo gli impianti, quello che si diceva prima, con il telecontrollo. Questo anche spinto, diciamo, ci picchiamo di dire questo, la regione a creare unità di innovazione al suo interno e lavorare con noi ad altra sfida, trasformare i fanghi di depurazione in, anche nell'immaginario collettivo, in una risorsa con la produzione di gessi di defecazione. Aver lavorato con gli smart meter fra i primi in Italia, noi abbiamo cominciato a lavorarci con Amgas, che è la municipalizzata del comune di Bari che segue il gas, mettendo contatori che permettessero di leggere acqua, gas e avere i risultati in tempo reale. Il complimento più bello, che secondo me è stato fatto ad Acquedotto Pugliese, è stato fatto in un incontro con ANCE e Confindustria, che hanno detto grazie ad Acquedotto, perché crescendo voi, volendo voi innovare, volendovi sviluppare in maniera diversa, ci state costringendo a cambiare e a usare sistemi diversi, perché è ovvio che nel momento in cui noi lavoriamo molto con le app, con l'informatica, con la georeferenziazione, un fortissimo sviluppo del sito di tutti i nostri sistemi informativi, abbiamo costretto chi lavora con noi ad adeguarsi, e questo per loro si sta traducendo in un valore aggiunto, perché i nostri appaltatori mica lavorano solo con noi, lavorano anche fuori e vedono che quando si propongono fuori, proponendo loro nelle offerte migliorative quello che noi li abbiamo costretti a fare in Puglia, hanno un vantaggio competitivo non da poco. Molte grazie. Avevo aspettato a coinvolgerti, Simone, perché volevo sentire la risposta di Francesca su questo tema. Intellera Consulting è un po' un ponte, no, tra la pubblica amministrazione, che è stato sempre il vostro pane quotidiano, il price, eccetera, oggi con un link, un ponte sull'utility fortissimo attraverso soprattutto il PNRR. Queste valutazioni che ha fatto Francesca mi sembrano interessanti. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, c'è una possibilità di travaso forte di competenze, conoscenza tra un mondo e l'altro? E poi uno spunto
sul PNRR che cosa state facendo, anche se poi è il tema di domani, che avremo un pomeriggio intero di approfondimento su questo tema, però mi piaceva questa anticipazione e questa valutazione, insomma, dal tuo punto di vista. Simone Pompili in Telera Consulta. Buongiorno, abbiamo un paio d'ore, giusto Emanuele? Sì, 2 ore per, okay. Finiamo per iniziamo. Okay, finiamo alle okay. 23 stasera. No, cercherò di essere breve. Allora, 2 parole secondo me, innovazione e condivisione. Questo perché il servizio idrico integrato sta vivendo, grazie anche ai fondi PNRR, un'accelerazione importante dal punto di vista dell'innovazione, anche in virtù degli scarsi investimenti che di fatto avevamo visto sul territorio, e c'è una notevole differenza tra i territori del nord in termini di capacità di spesa versus i territori del sud. Qui ci sono 4 colossi di fatto, no? E quindi, come dire, sono tutti il fiore all'occhiello del servizio idrico integrato in Italia, ma purtroppo non è così, e noi e tutti gli operatori lo sappiamo e lo viviamo quotidianamente con le difficoltà. Quindi innovazione assolutamente sì, magari anche copiando, tra virgolette, è un po' quello che fa ARERA a volte con i regolamenti, quello che abbiamo già visto su altri mercati molto più consolidati da questo punto di vista, energia e gas per esempio, e condivisione. Condivisione perché, e mi ritrovo assolutamente con quello che diceva la dottoressa, perché anche per i fornitori oggi è una nuova sfida, si trovano a misurare con nuove tecnologie applicate in contesti a loro nuovi di fatto, e lo devono fare con un aspetto non secondario che è il tempo. Noi parliamo di PNRR, ma non ci scordiamo che ci sono circa 600 milioni di euro al sud per i fondi React-EU. Questi fondi hanno una finestra temporale di spesa da brividi, perché il 31 dicembre del prossimo anno devono di fatto essere rendicontati, e agiscono sullo stesso perimetro dell'intervento della missione 2 per la riduzione delle perdite idriche, che invece è una finestra molto più lunga. Quindi, come dire, se non siamo bravi a mettere a terra le innovazioni attraverso un meccanismo di condivisione non solo da parte dei fornitori ma anche di tutte le utility, no? Cioè, qui abbiamo 4 maestri in cattedra, anche il lavoro che fa ARERA piuttosto che Utilitalia di condivisione è fondamentale, perché accelera un percorso di digitalizzazione di un'infrastruttura. Poi c'è un altro tema che introdurrei, aggiungerei, come dire, alle due, condivisione e innovazione, che è cambiamento, perché è sostanzialmente un nuovo modo di lavorare sulla stessa infrastruttura, ma un nuovo modo di lavorare completamente diverso, e questa attività di cambiamento e di accompagnamento purtroppo ha dei tempi non compatibili con quelle che sono poi le richieste di spesa da parte dei fondi React-EU o PNRR. Quindi il suggerimento che diamo noi è accompagnare sì, non scordandoci però di un approccio estremamente pragmatico. Ci sono delle date, settembre del prossimo anno devono essere sostanzialmente indirizzate il 100% della spesa degli investimenti, preoccupiamoci di quello, e poi accompagniamo il cambiamento di tutta la macchina dell'utility sostanzialmente rispetto a questo elemento innovativo. Abbiamo, come dire, vissuto e lavorato con alcuni gestori che si preoccupavano giustamente dell'impatto organizzativo, dell'impatto sui processi, dell'impatto sulla cultura aziendale, e si erano di fatto focalizzati su un elemento cardine, scordandosi però l'investimento, no? Scordandosi un po' quello che è l'obiettivo che ci chiede l'Europa. Quindi, come dire, ragionerei sempre su 2 binari, una vista strategica assolutamente, che non può prescindere da innovazione e condivisione, quello che ci dicevamo è accompagnamento al cambiamento, ma anche una vista estremamente pratica e concreta, ecco. Poi domani pomeriggio sapremo tutto, ma tutto, sul rapporto PNR e utility, quindi chi ha qualche dubbio, c'è un corso di formazione domani pomeriggio. Lì sono 6 ore però, Emma. Esatto, dalle 2:30 in poi. Volevo chiedere a Stefania, rispetto a qualche punto in particolare che state lavorando in termini di innovazione, di pilota, se vuoi citare un esempio. E poi, seconda cosa, il territorio è complesso anche dal punto di vista di tornare a rendere un po' più sostenibile, perché comunque l'area di Brescia è molto industrializzata. Insomma, una considerazione su questo va fatta. Insomma. Al momento il nostro obiettivo, diciamo, è di aprirci chiaramente a tutti i lati dell'innovazione, quindi io dico che stiamo sperimentando un po' a 360 gradi, cercando di prendere il tanto che viene proposto.
Abbiamo fatto secondo me un bellissimo progetto che riguarda le perdite idriche con l'installazione di sensori che ci hanno consentito di velocizzare, perché io penso che tante tecnologie siano presenti, ma quello che veramente è utile al gestore e che noi cerchiamo di avere è la velocità nell'interpretazione dei dati. Quindi faccio l'esempio che è abbastanza chiaro e pragmatico. Per la ricerca delle perdite si è sempre usata la tecnologia del rumore, ci sono tante altre tecnologie per tante altre, diciamo, ambiti diversi. Su questo, posare della sensoristica che consente di avere i dati in real time ci ha consentito banalmente di andare a intercettare una perdita prima che questa uscisse in strada. Quindi l'approccio nostro, diciamo, è sul capitalizzare adesso tutti questi sensori che abbiamo posato negli anni e attraverso anche le piattaforme digitali, quei sistemi di cui prima l'intervento di prima parlavano, per l'elaborazione dei dati e per renderli trasversali dai molti verticali che abbiamo, come lo SCADA e come altri sensori. Secondo me è una parte su cui bisogna lavorare molto e cui siamo molto concentrati. Per quanto riguarda invece l'aspetto della difficile, diciamo, territorialità di Brescia per quanto riguarda la sostenibilità delle risorse, su questo abbiamo lavorato tantissimo sugli impianti di potabilizzazione, su quello che può essere il ricercare delle risorse anche idriche che siano controllate e attraverso il monitoraggio andare a scegliere anche lì attraverso sistemi tutto ciò che è la condizione e l'equilibrio migliore tra le diverse risorse che abbiamo. Molte grazie Marco. Laboratorio messo a disposizione della rete della Water Alliance, entrata in azienda di competenze nuove che inaspettate quando facevamo i primi convegni insieme forse non erano. Ecco, una battuta su questo, nel senso che la trasmissione, il fatto di mettervi in rete sia stato un'ottima intuizione che però adesso bisogna allargare. Noi siamo qui a creare anche ponti che già ci sono però tra di voi per lavorare insieme, ognuno ha il suo business, ha le sue competenze territoriali, però il paese ci obbliga a fare questa cosa, soprattutto per chi ha avuto la fortuna di magari aver sviluppato prima alcune questioni, insomma. Certo Emanuele, perché sicuramente l'altro giorno eravamo col collega di MM che vedo qui presente, che poi sarà anche lui dei nostri più tardi, che parlavamo proprio Fabio. Di smart metering, anche solo proprio per dire ma cosa fate adesso l'anno prossimo, cosa pensate di fare, cosa avete provato. Noi abbiamo provato delle cose, loro ne hanno provate altre, abbiamo provato delle cose anche uguali, però spesso la conferma che l'altro operatore ha trovato le stesse criticità, le stesse soluzioni, dà comunque sostegno alle proprie opinioni. E sicuramente il tema della condivisione è la cosa fondamentale, perché siamo anche andati un po' in modo un po' tutti bulimico a installare misuratori, dispositivi. Adesso abbiamo il tema di riuscire a gestire questi dati, verificare che siano corretti e poi mantenere tutta questa sensoristica, perché quando si parte si installa col piano investimenti, si va, poi dopo bisogna pensare che questi dispositivi si guastano. Non ho mai un 100% di misure corrette se abbiamo tanti impianti diffusi. Noi abbiamo 500 impianti sul territorio, 280.000 contatori, non saremo mai al 100% su tutto, perché c'è sempre qualcosa che sarà fuori e bisognerà quindi gestire con rapidità appunto la sostituzione dei dispositivi. E questi sono un po' i temi da affrontare, cioè riuscire poi a gestire bene questi dati inserendo anche nuove risorse, perché 15 anni fa non c'era nessuno che aveva un ufficio efficienza idrica dedicato. Pian piano tutti lo stanno costruendo, da una risorsa si è passati a 2 o 3. Gestire i dati vuol dire anche creare competenze, portare nuove professionalità, e dobbiamo pensare che anche da quel punto di vista le aziende crescono anche con numero di persone proprio per fare l'evoluzione 2.0. Non la fanno solo le macchine, ma ci vogliono anche le persone. Perché poi sul tema dell'efficienza, del rapporto con l'energia, ci aiuterai più tardi anche a capire cosa state facendo. Giovanni, siete un territorio di frontiera anche e siete un utility che è stata poi inglobata nel gruppo ERA, quindi questi ponti che portano a esperienze che vengono sempre più diventano trasversali per voi
immagino siano diventate il pane quotidiano, sia da un punto di vista delle esperienze geografiche, le culture che si uniscono, la mentalità che si unisce nella gestione di alcuni servizi, in più con l'entrata di ERA che vi su opera con un multiservizio a livello regionale, ma molto più che regionale. Come avvengono gli scambi tra di voi anche rispetto ad altre esperienze su altri settori? C'è un valore in questo che vedi, oppure i territori diversi, la vicinanza con un altro paese, insomma, terra di confine come siete, abbatte anche i muri che ognuno di noi, anche nel proprio come persona, da un punto di vista culturale, avete inserito persone che hanno esperienze in altre discipline? Come si sta ritrovando un equilibrio tra tutti questi punti che sembrano di grandissima contaminazione, a volte indecifrabili, ma poi trovano delle strade proprie per esprimersi in qualche modo? Beh, anche qui c'è molto da dire, si potrebbe parlare per ore, perché la nostra esperienza ovviamente parte da quella che è stata l'introduzione nel gruppo ERA, da cui sicuramente abbiamo avuto modo di poter condividere modus operandi, esperienze, tecnologie, metterci a confronto e quindi avere una crescita non indifferente, ma quello che per noi è stato fondamentale è poi anche comprendere appieno quanto sia importante il concetto di partnership sul territorio, una partnership che deve andare oltre a quelli che sono i confini, diciamo, naturali segnati dalla nostra appartenenza a un gruppo. E su questo fronte partiamo dal presupposto che l'agenda ONU mette al 17° posto la partnership for the goals, quindi la partnership come elemento fondante per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi. E su questo fronte abbiamo costruito delle alleanze a livello territoriale con tutti gli altri gestori. Proprio ieri si è insediato il comitato di gestione della Smart Water Management del Friuli Venezia Giulia, dove tutti i 7 gestori, nessuno escluso. Una notizia interessante per tutti questa. Esatto, si sono riuniti in un contratto di rete, attraverso un contratto di rete tra imprese con più obiettivi. Sicuramente ce n'è uno che parte dalla base, che è il cosiddetto master plan delle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, ovvero la necessità forte sentita di tutti i gestori di individuare tutte quelle azioni, quelle opere, quelle iniziative che possano garantire la massima resilienza del sistema rispetto a quelli che sono, abbiamo vissuto anche questa mattina, un terremoto che nel Friuli Venezia Giulia, ahimè, anche è molto sentita come tematica, e che in qualche maniera possa assicurare la corretta gestione degli impianti anche a fronte di situazioni particolari come quelle che abbiamo anche vissuto quest'estate, il climate change in generale. E quindi da questo disegno si è passati poi a un'iniziativa congiunta nella presentazione dei piani PNRR, e oggi la prospettiva è quella di una collaborazione a tutto tondo anche in termini di interfacciamento unico verso l'autorità, lato d'ambito, ma anche verso ARERA, proprio una rete di imprese che si confronta e che arriva già a sintesi nel proporsi a quelli che sono, ecco, i regolatori. Dopo parleremo con te di energia. Tornerai oggi, cioè tornerai l'ora dopo un altro panel, quindi preparati su questo punto. Siccome invece Francesca e Stefania non ci sarete, nella nostra parte Watergy, una battuta proprio su quello che sta accadendo, se avevate in qualche modo già operato in termini di produzione di energia, una battuta su questo ci aiuta a capire poi il panel successivo. Che cosa state facendo con questi costi così impazziti? Stiamo accelerando in una maniera mai vista prima tutti gli interventi sia sull'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, quindi sempre partendo dal concetto una regione che l'acqua non ce l'ha, energia idroelettrica, abbiamo già 9 centrali, stiamo facendo il revamping e ne realizzeremo tra la fine di quest'anno e il prossimo anno altre 3. Produzione di energia da fotovoltaico, produzione di energia da biogas, abbiamo l'impianto di depurazione di Lecce che tra fotovoltaico e biogas in alcune ore del giorno non preleva energia dalla rete. Abbiamo quindi introdotto e candidato anche al PNRR, perché tutte le occasioni
per fare spazio in tariffa per fare altri investimenti attingendo a cofinanziamenti sono graditissime e siamo parte integrante della strategia per l'idrogeno della Puglia, visto che la Regione Puglia ha sottoscritto il patto per la Puglia Green Hydrogen Valley. Venerdì allora vi rinvito per parlarne con il MITE, MITE come si chiama adesso, parlare anche di idrogeno. Molto interessante, grazie davvero Francesca. Stefania, stessa cosa, stessa sì. Domanda, okay. Rapporto con il mondo dell'energia in questo momento. Il rapporto con il mondo dell'energia è difficile in questo momento. Come A2A chiaramente nel gruppo si sta muovendo tantissimo col fotovoltaico, con tutte le energie rinnovabili, qua è presente A2A per rappresentare appunto tutte le soluzioni che sta facendo. Per quanto riguarda invece il mondo del ciclo idrico, le applicazioni del mondo ciclo idrico, sono il tentativo è quello di minimizzare i consumi attraverso uno, quello che ha detto la collega prima, quindi passando anche dalla depurazione al fotovoltaico, stiamo passando anche dalla microgenerazione con anche per le turbine, per i piccoli sensori. Questo non è che cambia il mondo, però diciamo volevo farlo notare, perché a volte anche nel piccolo si riesce ad avere, e che questa è una cosa diciamo anche molto importante su territori montani, dove in realtà il problema si sta avvertendo molto di più, perché mentre prima l'acqua poteva scendere da monte, adesso l'impegno energetico è impegnativo, perché siamo costretti a sempre di più a ripompare da valle verso monte. Fate l'acqua del salmone, cioè risale la... Sì. Abbiamo gli impianti al... Molte grazie davvero Stefania. Un'ultima battuta Simone e poi chiudiamo questo panel. C'è qualche legame nel PNRR tra acqua e energia, oppure c'è una verticalità spinta su alcuni temi? Beh, assolutamente sì, anche la dottoressa lo accennava prima, quindi il tema dell'autoproduzione misto a strategie di sourcing energetico, misto anche ad interventi banalmente di riduzione della portata e pressione sulla rete di distribuzione, banalmente questi interventi, questi pacchetti messi insieme sicuramente hanno un legame importante. Noi abbiamo seguito purtroppo, dico, alcuni gestori che hanno avuto un impatto importante del costo dell'aumento dell'energia, soprattutto in territori dove si fa fatica a far pagare la bolletta dell'acqua, quindi voi immaginate un aumento del per 3 del costo energetico secco, un ribaltamento in tariffa negli anni a venire, con comunque un parco utenti non certo ben disposto a pagare magari la bolletta che sale dell'acqua, ecco. Quindi è un mix complicato, però secondo me ci sono tutte le competenze, c'è anche il giusto intervento da parte del PNRR piuttosto che interventi come il REACT-EU per andare nella direzione giusta. Il tema è farlo per tempo. Mi consola un po' che anche i colleghi di A2A hanno problemi con l'energia, perché insomma questo è interessante. Io ti ringrazio anche, ne approfitto l'Utilitalia, ho visto Giordano Colarullo qui a seguire un po' i lavori, insomma, Gloria Giombini che hanno supportato il progetto. Grazie, un applauso davvero ai nostri testimoni, amici. Facciamo una mezz'ora adesso di tecnologie sul water, quindi water e energy, e poi torniamo con delle utility di primo piano per una sessione finale. Grazie ancora. Un ringraziamento, passate dagli spazi di A2A Cap a quello pugliese con la TV. Complimenti Francesca, grazie. Quindi Pavan di Bioma Italia, ciao. Come stai? Ce la fai? Rimani qua. Sì, adesso. Rimani qua che 10 minuti. Quindi Alessandro Lanfranchi, presidente di Padania Acque, Predo, Marco Alberti, Girlfish Italia, Fabio, giusto? Non c'è più. Fabio Santomauro di A2A Smart City, Luca Scansetti, Isola Industria, sei qua dietro le spalle, sedetevi, siamo in 6 più il sottoscritto, Marco Fantozzi, Will, quindi ci porta un po' di aria fresca con le utility e con le start-up soprattutto. E io mi metto qui defilato, spero non dar fastidio. Do fastidio.
metto in mezzo, non ci sono presentazioni, scusatemi, ma insomma ci sarebbe anche uno sgabello là in fondo, se qualcuno me lo porta magari mi siedo. Allora, siccome hai un impegno dovuto al terremoto, al treno che ha spostato delle sessioni, approfittiamo della presenza di Alessandro che ci aiuta sempre a capire cosa succede in termini di rapporto tra il servizio idrico e i territori. Cremona, sappiamo come la città sia in fortissima evoluzione, abbiamo lavorato tanto con te, il sindaco, per rendere sempre più smart la città di Cremona. Grazie, gentilissimo, grazie. Mi siedo qua anche se... Ponte oggi tra innovazione, gestione del servizio idrico ed energia, come si risolve? Un gomitolo con una matassa complessa o si può tirare qualche... Prego, dovrebbe funzionare così. La regia è aperta il microfono. Sì, grazie. Grazie, scusate ma dovevo intervenire nel panel successivo, ma... Indubbiamente, innanzitutto grazie, buona giornata a tutti e buon lavoro, ne abbiamo bisogno. È indubbiamente un ambito, diciamo, complicato in questo momento, no? Però il tema del servizio idrico integrato, la digitalizzazione, ma la gestione integrata dell'acqua e dell'energia, anche per un gestore piccolo come Padania Acque, va risolta ed affrontata prendendo un po' il toro per le corna e immaginando che nei territori e soprattutto in territori che sono, diciamo così, a volte anche un po' fragili, c'è bisogno di grandi partnership. Veniamo dalla presentazione, da un incontro fatto lunedì mattina con l'amministratore delegato di A2A, l'ingegner Renato Mazzoncini, con il sindaco di Cremona, con la municipalizzata in house del comune, in house strumentale, non in house per un servizio pubblico. Ecco, in quattro riusciamo a creare le condizioni per mettere a terra qualcosa come 150 milioni di euro di investimenti, grazie chiaramente alla dimensione allargata e ad affrontare insieme gli stessi problemi. E lì parliamo di biometano, parliamo di recupero di energia dalle acque reflue, parliamo ovviamente di fotovoltaico, parliamo di comunità energetiche tra aziende, parliamo di tutta una serie di temi che oggi sono indubbiamente molto del momento, ma che non hanno ancora trovato applicazioni diciamo concrete in territori come i nostri. Noi siamo riusciti in questi anni a ridurre molto il fabbisogno di energia elettrica, investendo molto nella sistemazione degli impianti. Noi abbiamo 113 comuni e con 113 comuni in provincia di Cremona serviamo 350.000 abitanti, cioè un quartiere di Milano. Per fare un esempio, un'area vasta, però un'area vasta complessa. Molto molto complessa, e solo attraverso l'innovazione e l'applicazione delle nuove tecnologie siamo riusciti a superare il nostro gap dimensionale. Poi ovviamente Water Alliance, l'idea di metterci in rete, nata nel 2015 in Expo, è stata fondamentale, e oggi questa esperienza viene anche replicata e mi fa molto molto piacere. Torniamo su qualche tema. Sono contento che sia Pavan di Bioma. Adesso ti presenti, ci racconti che cosa ci porta, una società che ha sede internazionale in Svizzera, che arriva in Italia, quindi mi fa molto piacere anche che sia qua a raccontarcelo. E oggi siamo calati in questo contesto, in questo rapporto tra appunto efficientamento del servizio, l'area di depurazione che diventa un'opportunità enorme anche in termini di produzione di energia. Ecco, a te la parola, grazie ancora. Buongiorno a tutti, io sono il responsabile per Bioma Italia, la parte, diciamo, che si occupa del mercato italiano della Bioma Svizzera.
Noi ci concentriamo su una parte molto importante dell'acqua, cioè il recupero della risorsa che avviene nei depuratori principalmente. Noi sviluppiamo integrazioni batteriche per gli sludge, quindi i fanghi di depurazione, per permettere una migliore funzionalità dell'impianto e una stabilizzazione della sua funzionalizzazione. Quindi guardiamo un aspetto meno tecnologico, vivo, che comunque deve integrarsi con la parte tecnologica, perché può creare tramite un'interazione non ottimizzata diverse problematiche anche ai macchinari e all'impianto stesso, con allungamenti del tempo di ritenzione e tutte queste tipi di problematiche. Noi ci occupiamo di consorzi, quindi non cerchiamo di dare una risposta unica e solo al problema dell'acqua, ma guardiamo comunque di integrare un po' tutte le risorse. Il fango può diventare una risorsa per l'agricoltura se ha determinate caratteristiche, se non le ha rischia di creare alcune problematiche, e quindi è giusto che sia valorizzato, e per essere valorizzato deve essere un prodotto anch'esso che abbia delle caratteristiche di qualità. Molte grazie, Marco Alberti. Diciamo, qui si parla di dati, IoT, anche per voi è pane quotidiano, ma partendo da delle infrastrutture solide. Georg Fischer fa questo sostanzialmente. Sì, grazie. Sono Marco Alberti, responsabile vendite per l'Italia nel segmento delle utility. Georg Fischer esiste da 1802, è una società svizzera di Schaffhausen. In Italia siamo presenti dal 1947, quindi siamo presenti sul territorio da tantissimo tempo e investiamo tantissimo in ricerca e sviluppo. Le nostre prerogative sono quelle di rendere i nostri prodotti sempre più sostenibili e sempre più efficienti per il risparmio appunto dei costi energetici. L'ultima neonata è un esempio di uno sviluppo tecnologico che ha rivoluzionato il mondo delle valvole di regolazione della pressione, perché abbiamo realizzato la prima valvola di regolazione della pressione in materiale plastico senza membrana. Questo riduce drasticamente i costi di installazione, i tempi di installazione, e riduce ovviamente i costi energetici facendo ridurre le portate calibrando la pressione nel modo corretto. Quindi è nel DNA di Georg Fischer sviluppare prodotti sempre più avanzati e sempre più volti al risparmio dell'energia, dei costi energetici. Fabio Santomauro, Adwea Smart City. Su questo rapporto si giocano molti, mi hanno chiamato in questo periodo utility di Catania eccetera, dicendo: siamo al limite della possibilità di poter pagare le bollette, di affrontare in modo adeguato e di stare in piedi, proprio perché i costi di energia sono diventati il primo fattore di costo, anche più del personale. Quindi in questo cross Adwea Smart City può fare molto. Sì, grazie Emanuele dell'invito intanto, e ringrazio anche Intellera e team per l'evento. Allora, diciamo, noi come Adwea Smart City lavoriamo con le utility da diciamo parecchio tempo, in particolare sul ciclo idrico anche di Adwea, che è un'azienda appunto del gruppo, e quindi evidentemente operiamo tanto all'interno appunto anche del gruppo stesso. Il tema energetico ci è chiaro, perché stiamo soffrendo tutti, anche i produttori di energia, voglio dire, subiscono gli effetti di questo tipo di crisi. Noi stiamo lavorando in una logica di ridurre i consumi con la tecnologia. Abbiamo più sperimentazioni in corso proprio in questo momento, perché, come dire, da un punto di vista di monitoraggio a due ciclo idrico è già molto ben messa, quindi chiaramente la ricerca di soluzioni in questo momento è legata a sistemi automatici che vadano in un certo senso ad agire sulle macchine di pompaggio dell'acqua, andando a ridurre in una logica di retrofitting quelli che sono i consumi energetici. Considerate che in Italia il ciclo idrico consuma circa, diciamo, poco più del 2% dell'energia elettrica nazionale, quindi parliamo di cifre da capogiro, quindi è chiaro che delle soluzioni che magari hanno un impatto di pochi punti percentuali possono davvero fare la differenza poi sul sistema paese. Ecco, questo. Grazie. Luca Scansetti, Isola Industria. Vede una nuova sensibilità sul tema, perché le criticità pongono sempre delle opportunità, quindi
con i tanti vostri contatti con il mondo utility, dal tuo punto di vista, il tuo osservatorio, che cosa sta succedendo? C'è un'accelerazione per quanto riguarda un'attenzione maggiore a questo rapporto? Certo, innanzitutto grazie per l'invito, Emanuele. Isoli Industria è da oltre 60 anni produttore di misuratori elettromagnetici ad ultrasuoni e erogatore sul mercato italiano di servizi e numerosi altri prodotti, per cui adesso vi invito poi a visitare il sito per scoprire, diciamo, varie soluzioni. Ma tornando al tema, dunque il tema è molto complesso, innanzitutto, come tutti i temi multidisciplinari. Riguarda ad esempio le misurazioni, riguarda la parte di ingegneria idraulica, soprattutto all'interno del sistema idrico integrato, e se vogliamo anche un po' una sorpresa, se vogliamo possiamo anche applicare un discorso legato all'energy scavenging, che nel mondo automotive è noto, ma è un discorso che all'interno di un efficientamento energetico può entrare in tutti i settori. Oggi questa coscienza sta diventando sicuramente attuale, come anticipavano i colleghi del panel precedente. Le società di gestione dell'acqua si stanno dotando di specifici uffici che sono attenti al tema dell'energia. Il passato non era così, non c'era tutta questa esigenza. Vi faccio solo un esempio. Una delle azioni importanti che può fare un gestore è su un impianto, una stazione di pompaggio. In passato questo tema è stato più volte affrontato andando semplicemente a vedere quelli che sono i consumi dai pod, quindi contatore elettrico, l'impianto consuma X, da lì vado a fare una stima di quello che è il beneficio raggiungibile. Questo approccio è molto distante da una reale possibilità di efficientamento, che riguarda invece il capire come l'impianto funziona, il misurare quanto sta assorbendo relativamente al lavoro che sta producendo e soprattutto come questo impianto si inserisce in una rete idrica, quindi la modellazione numerica. Ecco, qui questo per farvi solo un esempio del fatto che il tema tocca veramente tanti settori e Isoli Industria sta lavorando da tempo su queste soluzioni. Poi magari entriamo in un progetto particolare che abbiamo più a cuore di altri su questo ambito. Marco Fantozzi, Aile Utility, ma sei qui oggi a lanciare con noi Will, che è una bellissima iniziativa. Dici che cosa sta succedendo? Raccontaci. Certo, allora Aile Utility opera nella consulenza del settore idrico, ma ci occupiamo molto anche di facilitare l'adozione dell'innovazione. E quindi insieme a dei partner che sono qui con noi oggi, che sono il gruppo Bonomi, il CSMT, quindi il Centro Studi Materiali e Tecnologie dell'Università di Brescia, che è un incubatore di tecnologie innovative, e Acque Bresciane, che è l'utility del territorio, e all'Università di Brescia, abbiamo lanciato un'iniziativa che è un acceleratore per spin-off, per start-up, che abbiano delle idee interessanti per affrontare le sfide del settore idrico. In Italia manca un po' un background, diciamo un ambiente che favorisce chi ha un'idea innovativa e lo aiuta a crescere e a portarla sul mercato. E quindi abbiamo voluto mettere insieme un budget a disposizione di queste aziende che hanno delle idee e quindi possono avere bisogno di un supporto dal punto di vista dell'analisi degli aspetti, del valore, dal punto di vista legale, dal punto di vista del modello di business, di come arrivare sul mercato, del testare queste tecnologie anche a fronte delle esigenze delle utility, o di confrontarsi con aziende come Bonomi, che è già su questo mercato e che può dare delle utili indicazioni, così come pure l'università. E quindi abbiamo costituito proprio un programma di accelerazione che comprende seminari, coaching, uno spazio di co-working, la possibilità di fare networking con tutte queste realtà che sono parte delle iniziative e anche altri. Tutto questo è un acceleratore di 16 settimane. Le aziende che abbiano un'idea interessante sulle sfide che adesso vi cito, che sono trattamento delle acque o delle acque reflue, trattamento dei fanghi, recupero dei nutrienti, analisi dei dati in real time, è un fatto, ne abbiamo parlato anche nelle sessioni precedenti, di quanto sia importante questo tipo di capacità, efficienza energetica, monitoraggio delle emissioni, rilevamento delle perdite, reti idriche intelligenti, controllo e gestione degli inquinanti emergenti. Ecco, chiunque sia in una situazione
di technology readiness level, diciamo non pronto per il mercato, ma che ha bisogno di un supporto, noi glielo offriamo gratuitamente. Basta candidarsi, la scadenza è quella del 25 novembre, c'è la possibilità di registrarsi nel nostro sito, qui ci sono una serie di depli, anche potete, chi fosse interessato personalmente o anche magari può spargere la voce, e ci può contattare, le migliori idee, i migliori gruppi verranno selezionati. I nostri criteri di selezione saranno quelli di scegliere chi dimostra maggiore dedizione e capacità in questa iniziativa, ha un'idea particolarmente interessante e quindi lo aiutiamo a percorrere questa strada. È un'iniziativa che abbiamo lanciato proprio nel mese di ottobre, abbiamo cominciato, si concretizzerà entro il giugno dell'anno prossimo, e poi ci auguriamo che questa iniziativa possa diventare strutturale, cioè creare i presupposti perché chi voglia fare innovazione trovi un ambiente fertile che lo aiuti a interagire con l'industria, l'università, la ricerca e il mercato. Molte grazie. Poi facciamo un secondo giro. Volevo chiedere ad Alessandro, con questa questione dei costi dell'energia, c'è il rischio che ci sia una diminuzione nella possibilità e capacità di introdurre innovazione, c'è il rischio di un rallentamento o al contrario invece i processi si muovono? E la seconda cosa, state cercando figure professionali nuove che vi aiutino a sviluppare efficienza? Due temi assolutamente molto importanti. Avrei comunque parlato del tema costi perché chi mi ha preceduto ha parlato da una parte dell'importanza del costo energetico nell'ambito del mondo dell'acqua e soprattutto delle tecnologie che ci possono e degli investimenti che ci possono aiutare a ridurre, a fare efficienza. Ecco, c'è da dire innanzitutto una cosa. Abbiamo una regolazione che purtroppo sul tema del recupero dei costi sostanzialmente non ha elementi che possano portare ad avere degli incentivi veri sul tema energia. L'energia è oggi a regole vigenti un costo passante. Ovviamente non nei tempi che le aziende vorrebbero, perché poi comunque puoi mettere in tariffa i costi che hai sostenuto tra 2 anni se il territorio te lo consente. C'è anche un modo, un metodo tariffario che passa dai territori, e purtroppo questo non ci aiuta assolutamente. E invece è fondamentale fare in modo che la liquidità non sia assorbita da costi di esercizio correnti, ma sia dedicata tutta agli investimenti, perché solo attraverso l'efficienza che si fa degli investimenti riusciamo a dare valore vero ai nostri utenti. Poi Padania Acque è un'azienda pubblica, quindi i nostri proprietari sono veramente i nostri utenti. Noi reinvestiamo tutti i nostri utili, ma è vero che questi utili oggi non sono sufficienti per mantenere il tasso di investimento per un'adeguata innovazione. Una domanda, Alessandro, ancora, poi chiudiamo con gli altri. Abbiamo qui, nel pomeriggio faremo una sessione dedicata alle comunità energetiche con Paolo Pizzolante, Plan Green, Matteo Caldera di Enea, Paolo alza la mano, Paolo Caldera di Enea, Francesca Mondello di Team. C'è un'attenzione anche da parte delle utility e dei tuoi comuni al tema? Assolutamente. Che cosa ci puoi dire? Ci puoi anticipare qualcosa? Poi magari con Assolutamente. Paolo... Assolutamente, noi essendo fra l'altro la società di tutti i comuni, siamo molto interessati a ciò che i comuni stanno facendo. In provincia di Cremona Fondazione Cariplo ha appena contribuito a sostenere il percorso di realizzazione di 5 comunità energetiche attraverso fra l'altro anche le diocesi, la diocesi, no, beh, quindi comuni, parrocchie, sì, e quant'altro.
io penso e ne ho la conferma, ne ho avuto anche la conferma, che un gestore del servizio idrico sia un partner su tutto il territorio necessario per le comunità energetiche e anche utile, perché noi assorbiamo molta energia, quindi vogliamo partecipare attivamente. Il problema qual è? Che essendo ormai grandi imprese, ad oggi, sempre a regole vigenti e salvo che i decreti attuativi che arriveranno non ci diano una mano, noi teoricamente siamo esclusi, e questo è sbagliato, perché come utility del territorio non andremmo a speculare sul minor costo dell'energia, ma sarebbe un riflesso positivo sui costi che poi ribaltiamo ai cittadini. E quindi siamo impegnati a livello associativo, ma abbiamo già avuto anche interventi con Andrea Guerini dell'autorità per far presente questa anomalia che dovrebbe essere assolutamente corretta. Ecco, poi su questo anche nel panel successivo con le utility torna un richiamo al discorso, certo dobbiamo farlo perché comunque ci sembra un'opportunità enorme. Io chiedo scusa, vi Vai, saluto Alessandro, in anticipo, grazie mille. Grazie a te ancora, a presto. Sono qui ancora, magari abbiamo occasione di rivederci. Grazie. Senz'altro. Allora, volevo chiederti, Bioma lavora in ambito internazionale, portate questa esperienza e questo know-how che avete sviluppato in quali paesi soprattutto, e questo tema citato anche da Alessandro dei costi-benefici dell'introduzione dell'innovazione è un tema che voi sviluppate attraverso anche il fatto di rendervi consulenti dei soggetti a cui vi riferite, consorzi o direttamente degli utility, nel capire oggi i dati solidi rispetto a questa cosa come possono essere in qualche modo ricavati, perché a volte su questo tema dell'innovazione rispetto appunto a conviene o non conviene, per esempio i loro prodotti costano un sacco di soldi, Georg Fischer, ma fanno risparmiare un sacco. Quindi su questo facciamo un secondo giro. Prego. Certo, assolutamente. La questione economica è fondamentale perché è sostenibilità declinata non solo nella sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità economica sostiene la sostenibilità e poi sociale, ambientale che è l'altra e sociale, perché poi l'impatto è positivo. Esatto. Tutto ciò parte dalla richiesta dell'industria che gestisce le acque nel tema in cui siamo oggi, perché noi poi lavoriamo su settori anche ben più integrati come l'agricoltura, sempre con consorzi batterici, perché le nostre soluzioni sono diciamo sempre sviluppate sulla base della microbiologia, cioè quell'azione di modifica delle biomasse che avviene attraverso bioenergia, energia delle cellule, in questo modo per consumare meno chimica. La chimica, un tema su cui torneremo venerdì mattina, agroenergie, quindi annunciamolo, sì. Molto importante, scusami. No, ma certo, ma poi chimica per l'agronomia, la chimica per la gestione delle acque sta soffrendo enormemente comunque degli approvvigionamenti e della disponibilità di materiale, oltre che al rinnovamento normativo. Nell'agricoltura come anche nell'allevamento si sta vivendo una riduzione della possibilità di utilizzare sostanze chimiche per dare risposte a problematiche consistenti. Nel caso dell'acqua noi abbiamo avuto modo di fare enormi prove perché nel tempo l'azienda nasce comunque da più di 20 anni di esperienza sul campo e adesso lavora, si può parlare dall'Olanda al Sud America, Brasile, Messico, su determinati territori di elezione dove la problematica di gestione dell'acqua è comunque percepita. Quindi noi cerchiamo di ridurre l'impatto del fango sull'economia dell'impianto idrico, nonché di garantire al meglio la qualità in termini di abbattimento degli inquinanti all'interno dell'impianto. L'impianto ovviamente ha una sua intelligenza e capacità di funzionare, ha dei momenti in cui variazioni di flusso, pensiamo anche a Rimini come una zona turistica che ha un impianto che sarà anche adeguatamente dimensionato, ma in certi momenti per abusi, per errori, dico anche dalla parte di noi consumatori che utilizziamo e sversiamo sempre un qualcosa, può subire delle sofferenze. Noi cerchiamo di robustire la parte dello stomaco, che però è anche
la parte motrice dell'attività degradativa delle componenti tossiche, e quindi cerchiamo di robustire la parte veramente che lavora per ridurre la parte inquinante, che attraverso l'ossigeno va ad ossidare tutte le sostanze tossiche, nonché inquinanti, che ci possono essere all'interno dell'acqua. Molte grazie, appunto poi faremo un approfondimento venerdì mattina sul tema agricoltura. Fabio, sì. Questo rapporto costi-benefici a volte complesso da calcolare, almeno, no? Per cui a volte ci sono delle barriere d'ingresso sull'innovazione, come l'avete in qualche modo risolto e come... Ma allora lasciami dire questo, noi ci occupiamo di innovazione in tanti campi, quello del risparmio energetico in realtà forse è uno dei più semplici da affrontare, nel senso che da un certo punto di vista la soluzione che uno porta a livello innovativo porta un vantaggio economico, no? Quindi evidentemente lì la capacità sta nell'identificare, come dire, un payback time o comunque un modello economico che sia, come dire, compatibile con quelle che sono le esigenze del cliente. In generale noi ci diamo dei requisiti molto stretti rispetto a quelli che sono le tempistiche, appunto, di ritorno sull'investimento, e quindi quando guardiamo alle tecnologie spesso la scelta la facciamo non solo per la bontà poi effettivamente dell'innovazione, ma anche poi per la sostenibilità economica. Faccio un esempio sui sistemi di ricerca perdite, per essere concreti, noi ne abbiamo testati tantissimi insieme a Ciclo Idrico, i sensori appunto che ascoltano il rumore sono un sistema, non erano secondo me il migliore da un punto di vista di efficienza, ci sono fibre ottiche con dei laser all'interno diciamo delle tubature, ci sono sistemi di scattering a neutroni, esistono tecnologie estremamente comunque sofisticate che poi però spesso hanno dei costi che comunque diciamo a quel punto il beneficio ulteriore che danno non è compatibile, diciamo, con quella che poi è l'esigenza del cliente. Quindi trovare la quadra identificando la tecnologia che va effettivamente non soltanto a rispondere all'esigenza tecnologica pura ma anche alle esigenze di mercato è proprio il lavoro che facciamo, quindi questo è... Molte grazie Fabio. Ho fatto una battuta prima, ma Marco, è complessa questa questione, dare qualità, che poi è nel mantra storicamente della vostra azienda, non diventa complesso poi se non hai un rapporto con il tuo cliente, l'utility, davvero di partnership, davvero di relazione di scambio, per capire fino in fondo i bisogni e dare risposte adeguate. Lì l'efficientamento diventa naturale se c'è anche una comprensione piena dei bisogni, no? Sì, esatto. La nostra tecnica di sviluppo di prodotti avviene confrontandoci con le utility che utilizzeranno poi questi prodotti. L'esempio che ho fatto prima della nuova valvola di regolazione per la pressione in materiale plastico è una scelta tecnica volta alla base, alla sorgente, di produrre un manufatto meno energivoro possibile, quindi risparmio dell'energia già dalla produzione, evitando la ghisa, evitando il metallo, che sono dei metodi di produzione altamente energivori. Noi utilizziamo degli stampi in materiale plastico con una plastica ovviamente performante e realizziamo la valvola di regolazione per la pressione, che è PN16, quindi non ha delle caratteristiche di abbassamento del grado di resistenza alla pressione grazie al materiale con cui viene realizzata. E quindi i nostri prodotti sono tutti volti alla soluzione del problema del cliente e con una scelta già di base meno energivori possibili. Prima abbiamo fatto una battuta sul costo dei prodotti. Il costo è un fatto, il valore è un altro. Noi abbiamo realizzato per esempio un giunto di collegamento per i tubi antisfilamento che garantisce l'unione dei tubi senza che essi possano sfilarsi ed è il primo giunto universale, visto che siamo in tema purtroppo oggi, certificato antisismico. Oggi sul mercato non ci sono dei giunti universali di collegamento antisismici. Noi abbiamo il primo giunto universale di collegamento antisismico. Questo è certificato, il certificato ha un costo.
Lo sviluppo di un prodotto ha un costo. La ricerca di soluzioni tecniche che possano ad arrivare ad ottenere queste certificazioni hanno un costo, però questo risolve un problema. E quindi il valore che si dà a questo prodotto è diverso dal prezzo. Bisogna vedere l'iceberg nel suo intero, non soltanto nella parte che sporge dal mare. Molte grazie, molto interessante questa prospettiva che ribalto anche su Luca. Innovazione tecnologica è nelle vostre corde, per ovvie ragioni, ma anche in questo caso, uno, volevo chiederti che cosa state proponendo, perché adesso i tempi si stanno accorciando drammaticamente nella risposta di tematiche che abbiamo visto in questi anni, quanto siano, non ci sia più tempo per essere rimandate. Poi parleremo di PNRR con voi domani, perché avete una soluzione interessante, ma oggi su questo tema del WaterGig, la frontiera dell'innovazione che portate qual è? Dunque, noi abbiamo, si sente? Sì. Abbiamo diverse soluzioni che rispondono al tema energia, ma tornando al fatto che siamo una realtà sul mercato globale, abbiamo sviluppato negli ultimi anni delle partnership importanti. Il vantaggio di poter avere una visione globale è quella anche di lavorare con dei paesi dove i costi dell'acqua sono ben diversi da quelli che abbiamo in Italia, con un accesso alle tecnologie molto più spinto. Questo ci ha permesso di partire circa 3 anni fa, concentrati sul tema dell'asset management, ad esempio, di andare a provare e a selezionare delle soluzioni che non solo siano funzionali, ma ricollegandomi anche al tema molto corretto del collega di A2A, al costo. L'acqua in Italia costa molto meno rispetto all'estero, quindi le tecnologie per essere portate in Italia non basta che funzionino, devono avere anche un costo che produca nel giro di breve tempo un beneficio e che questo beneficio sia tangibile, e su questo Isoil ha lavorato molto. Vi faccio un esempio, come vi ho detto le soluzioni sono tante. Prima ho detto che anche il tema è multidisciplinare, quindi tocca veramente tanti aspetti diversi. Prendiamo quello del pressure management. Il pressure management è sicuramente un tema su cui lavorare. Noi abbiamo collegato una tecnologia che diventa una soluzione per il pressure management molto accurata, ma anche per la localizzazione delle perdite e dei transitori. Il transitorio da vedere come, all'interno del tema che tratteremo domani, PNRR, come quell'elemento che mi va osservato, va localizzato, perché mi permette di approcciare il network calming. Il network calming vuol dire ridurre l'energia, ma vuol dire anche prolungare la vita delle condotte, perché invece di ricevere continue martellate, sollecitazioni che si possono evitare, andando a sapere dove si producono, si eliminano, e questo impatta poi anche il discorso energetico. Molte grazie, abbiamo ancora 3 minuti, Marco. Farete, soprattutto fa scouting delle migliori tecnologie, farete. Questo vuol dire che la complementarietà loro può diventare la fortuna di un utility, perché loro, come vedremo poi anche successivamente di altre reti che sono qui oggi, di imprese. Serve davvero qualcuno che con una visione di insieme, non solo dalla parte dell'utility, ma anche il soggetto che si pone in mezzo al mondo tecnologico, l'utility aiuti, no? a mettere insieme competenze che si completino all'interno di un sistema complesso. Un'ultima battuta su questo, Marco, e poi chiudiamo questa sessione e andiamo all'ultima. Assolutamente. Grazie. Sì, e d'altronde si è visto anche nella sessione prima di questa, che era partecipata dai gestori, come c'è una grande sfida che i gestori devono portare avanti, che richiede una conoscenza il migliore possibile delle tecnologie disponibili, delle migliori tecnologie che possono portare benefici in quelle specifiche condizioni. Il nostro ruolo è proprio quello, di aiutarli a dialogare tra di loro, a metterli in relazione e dare l'opportunità di fare uno scouting a livello mondiale delle migliori tecnologie. Abbiamo il PNRR, non possiamo perdere un'opportunità e dobbiamo scegliere le migliori tecnologie valutandone l'impatto e i benefici che daranno in quella realtà, con tempi di implementazione molto brevi e tempi di rientro all'investimento che devono essere altrettanto brevi. Molte grazie a loro, a questi importanti testimoni, un applauso a loro, e chiudiamo con l'ultima sessione con Marelli di MM, torna Marco
Andrea Muzzati di Gruppo CAP, Giovanni Piccoli torna con noi per parlare di energia. Spero che sia arrivato l'ingegnere Andretta, presidente di Acquedotto Lucano, che ho sentito stamattina, ma non vedo qui ancora, non riusciamo a rintracciarlo. Noi iniziamo comunque. Mauro Olivieri, direttore tecnico Acque Bresciane, molte grazie davvero. Quindi possiamo accomodarci per questa sessione finale, poi se Alfonso ci raggiunge, Andretta, prego, lo intervistiamo. Allora vi lascio questo microfono, ce ne avete, uno? Ah, ecco, sì, dai, grazie, vieni qui. Grazie. Allora, intanto grazie a Marelli, Fabio in questi anni ci ha aiutato a capire cosa fosse innovazione. Oggi affrontiamo un tema che sull'innovazione può avere un grosso peso in termini di riduzione o gestioni ottimali. Scusateci, la signorina ci sta interferendo. Ma adesso, quindi, ecco, magari un punto fondamentale sulla società, come in pratica su quei due sgabelli c'è tutta Milano e dintorni, città metropolitana più comune di Milano, quindi grazie davvero. Anche in questo caso immagino che efficienza anche dei costi di energia significhi una collaborazione forte all'interno delle vostri gruppi Water Alliance, ma ecco, il MMM in particolare cosa ha fatto per anticipare forse anche i tempi rispetto a un'inaspettata crescita dei costi? Sì, ecco, buongiorno a tutti. Ho portato una presentazione, una breve presentazione. Grazie. Perché diciamo, il tema di oggi era acqua e energia. E allora volevo, al di là delle presentazioni, delle attività importantissime che fa MM, che fa Gruppo CAP, nel senso del risparmio energetico, dell'utilizzo di risorse sostenibili. Abbiamo un'applicazione che abbiamo messo in esercizio. Ok, vediamo un po'. Che abbiamo messo in esercizio in questi giorni sulla città di Milano, che vi volevo presentare in questo, vi ruberò qualche minuto, non di più, farò una breve carrellata. Sostanzialmente, città di Milano, grandi problemi delle polveri sottili, tema dei riscaldamenti, quindi con il passaggio dai combustibili fossili alle nuove fonti energetiche. Qual è l'idea come acquedotto che abbiamo avuto? Quello di utilizzare non tanto l'energia, diciamo, potenziale delle dighe piuttosto che dell'idroelettrico di altri sistemi, ma l'energia termica dell'acqua. E cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato un sistema che parte dai nostri impianti acquedottistici. Qua vediamo uno schema di una centrale dell'acquedotto di Milano con i pozzi che afferiscono la vasca con impianti di trattamento e rilancio in rete. In un caso, nella zona di Salemia, zona nord della città, abbiamo a fianco a noi una centrale di teleriscaldamento di A2A, ciclo di A2A teleriscaldamento, calore servizi. Cosa succede? Abbiamo pensato di, si vede in questa slide, questa è la centrale dell'acquedotto e da questa parte invece abbiamo l'edificio di A2A teleriscaldamento. Cosa abbiamo? Beh, qui in questa slide vediamo il circuito idrico in azzurro e in giallo il circuito del teleriscaldamento. Da qui abbiamo poi l'alimentazione sulla città per il teleriscaldamento e da questa parte invece abbiamo l'alimentazione per il ciclo idrico. Sostanzialmente siamo andati a posizionare in copertura una vasca acquedottistica dove abbiamo il serbatoio di compenso giornaliero, una struttura dove abbiamo alloggiato una pompa di calore con un cogeneratore. Questa è prima dell'intervento e nella parte bassa dopo l'intervento con l'edificio che abbiamo realizzato. È un edificio importante, abbiamo lo scambio di calore tra il circuito idrico e il circuito di teleriscaldamento tramite la pompa di calore e il cogeneratore. E questa cosa, qui vediamo un'immagine della posa della pompa di calore che è da 3000 kV termici. Abbiamo poi i cogeneratori anche qua da 1500 kW elettrici, quindi stiamo parlando di impianti veramente importanti. E questa realizzazione ci consente di recuperare energia, un investimento da 7 milioni di euro che è partito nel 2014 e si conclude
in questi giorni verrà utilizzato nella distribuzione del calore da parte di A2A ciclo idrico nei prossimi mesi invernali. Qui vediamo come andiamo a ridurre il consumo di CO2, quindi le tonnellate equivalenti di petrolio che vengono ridotte, utilizzando questi sistemi di efficienza, utilizzando l'acqua dell'acquedotto che viene sostanzialmente da cui viene sostanzialmente prelevato il calore necessario per poi distribuire in città. Ma non solo, abbiamo altri due interventi che stiamo portando avanti per il recupero di energia termica, uno sulle fognature con una grande piastra in acciaio e uno scambio termico che viene utilizzato all'interno di un edificio di edilizia popolare residenziale pubblica di Milano. MM gestisce non solo il ciclo idrico ma anche l'edilizia popolare della città di Milano per conto del comune, e quindi realizziamo un intervento dove modifichiamo e sostituiamo la caldaia e lo colleghiamo con questo circuito a questa piastra che posizioniamo sul fondo di questo condotto fognario. E il terzo, questo intervento è in corso di realizzazione, quindi entrerà in funzione l'anno prossimo. Poi abbiamo un terzo intervento invece che è a livello di studio di fattibilità, che verrà realizzato nei prossimi anni, da 24 milioni di euro, riguarda il depuratore di Nosedo, e anche qui si alimenterà con una rete di teleriscaldamento una quota importante della città di Milano. Mi sembrava interessante questa cosa, volevo farvela vedere. No, assolutamente. Hai fatto bene, perché poi ti chiederò qualcosa su questo ponte appunto tra il mondo dell'acqua e le 26.000 case popolari che gestite. Okay. Prossimo giro. Marco, torniamo sui temi dell'energia. Su questo voi avete un programma di sviluppo notevole, avete fatto tante cose. Ecco, raccontaci un po' tra i fanghi, non fanghi, so che cosa state producendo per anche trasformare criticità in opportunità, abbiamo detto, no, in altre volte. Allora, noi fondamentalmente, io mi occupo in particolare del tema energia nell'acqua dall'inizio, perché prima mi occupavo solo di energia proprio nel mondo del servizio idrico, e attualmente noi produciamo circa il 9% dei nostri consumi. Okay. In realtà non è tutta energia autoconsumata, perché una parte dobbiamo cederla in rete, quindi abbiamo circa un 6%, lo copriamo tra fotovoltaico e cogenerazione in autoconsumo. Poi produciamo energia attraverso il biometano, che invece mettiamo nella rete SNAM, e quello va nei trasporti. In qualche modo, in modo virtuale, torna nell'utilizzo dei nostri mezzi, che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna di trasformazione dei mezzi a metano. E una parte di energia invece, con un progetto come questo di cogenerazione simile, perché in realtà non siamo riusciti a fare la pompa di calore, però diamo calore alla rete di teleriscaldamento vicina, in questo caso non è quella di A2A ma è la rete di un comune a nord di Milano che è NET, del comune di Pero e di Settimo. Quindi diciamo, in alcuni casi mandiamo fuori l'energia, però complessivamente siamo al 9%. Il piano investimenti prevede 5 milioni di euro di fotovoltaico che stiamo installando adesso, più 7 nel futuro. Però c'è stata questa accelerazione che ci ha spinto a guardare oltre, quindi al di là di realizzare un termovalorizzatore di fanghi che stiamo realizzando in questo momento, quindi produrremo ancora calore per il teleriscaldamento a Sesto, produrremo altro biometano perché stiamo cominciando a fare impianti di trattamento Forsu, quindi la nostra biopiattaforma che già qualche anno fa avete visto nei rendering entrerà in funzione a breve, cominceremo a ricevere le prime quantità di Forsu da alcuni comuni soci e poi andremo a immettere biometano indicativamente verso marzo dell'anno prossimo, quindi con una produzione già di 250 metri cubi. Arriveremo sostanzialmente intorno al 20% di energia autoprodotta, in parte consumata e in parte immessa in rete. Però diciamo, nell'equilibrio almeno economico sostenibile, se io faccio un'autoproduzione, la immetto in rete, da un'altra parte consumo, comunque vado a pareggiare sia dal punto di vista delle emissioni, da un certo punto di vista, sia dal punto di vista proprio del rischio economico, perché quando le commodity salgono, in questo caso produrre biometano è molto conveniente, per esempio. Però ci siamo spinti oltre, stiamo cercando di trovare nuovi terreni, nuovi spazi per fare altro fotovoltaico, magari con l'ipotesi di supportare i comuni nelle comunità energetiche. Quindi avere questo connubio tra noi che produciamo energia, che riconsumiamo in altri posti, ma anche il comune stesso che può, diciamo, beneficiare di questi interventi. Molte grazie, poi appunto se ci sarà la possibilità nella seconda parte del pomeriggio di qualcuno di voi, abbiamo appunto degli esperti a partire dal referente di Enea che si occupa di comunità energetica, ci può aiutare a capire qual è il ponte. Ecco, magari su questo non so se voi ve ne state occupando, ma è un tema
di grande interesse e quindi volevo una tua testimonianza, Giovanni, nel senso di appunto come viene come potrebbe essere utilizzato anche il patrimonio pubblico e il vostro scambio con i comuni per generare energia utile a voi ma anche poi alla cittadinanza. E penso che anche alcune altri investimenti, per esempio in digitalizzazione che a volte le società dell'acqua fanno e che vengono poi messe a disposizione del territorio, possono altrettanto essere un fattore di anche efficientamento e di acquisizione dati, anche per efficientare appunto da un punto di vista energetico i vostri processi ma anche quelli degli altri. Sì, bene, allora è logico che da un punto di vista di quella che è la nostra disponibilità verso il territorio nel mettere a disposizione i nostri impianti, le nostre produzioni, dal recupero dei fanghi e quant'altro, è un elemento fondante di quello che è anche il nostro rapporto con il territorio. Però vengo subito su quest'ultimo tema perché per noi già alcuni anni fa, in tempi non sospetti, ci ha spinto a modificare sostanzialmente quello che era il nostro approccio all'esercizio delle reti. Noi gestiamo sostanzialmente, come dicevo prima, due territori molto distinti tra di loro. Parliamo della città di Padova con 39 milioni di metri cubi erogati, 300.000 utenti e qualcosa come 18 milioni di kilowattora consumati. Trieste parliamo di 36 milioni di metri cubi, quindi non siamo tanto lontano, 40 milioni di kilowattora, perché morfologicamente la città si estende molto in altezza, da 0 a 300 metri, e quindi c'è una necessità di pompaggi molto spinta. Questo ci ha portato nel tempo a sviluppare, anche grazie alla collaborazione con Capogruppo e col centro di telecontrollo di Forlì, delle logiche di gestione dei nostri impianti molto spinte e che vanno a mettere ordine un po' a quello che si diceva prima con Marco circa il fatto di avere tanti dati a disposizione, ma magari vanno anche poi in qualche maniera gestiti e attuati. Oggi, ad esempio, l'acquedotto di Padova viene gestito esclusivamente in funzionamento automatico, non c'è nessun presidio telecontrollistico, ma ci sono degli algoritmi di machine learning che mettono insieme quelle che sono le informazioni storiche e quindi diciamo un layer statico delle informazioni utili di tipo stagionale o semplicemente legate al tipo di giornata della settimana, per la previsione del consumo, più quelle che sono invece le informazioni dinamiche legate ad esempio alla temperatura esterna, alla pioggia o alla tipologia di consumi specifici che andiamo a registrare in quella giornata. In questa maniera noi andiamo ad assottigliare quello che è il gap tra la curva di inviluppo dei massimi dei livelli di serbatoio e dei minimi di livelli di serbatoio. Questo unito poi a una gestione corretta di quelli che sono i regimi di portata e pressione, abbiamo introdotto delle valvole fuso, ci ha portato banalmente solo dall'interazione tra il machine learning e l'introduzione della valvola a fuso a un abbattimento dei consumi di oltre il 3%, ma si capisce bene che andando ulteriormente a implementare questo tipo di interventi si possono ottenere dei sensibili risparmi ulteriori. Quindi da questo punto di vista per noi la digitalizzazione è stata una chiave fondamentale anche per prepararci incoscienti a quella che è stata poi la situazione più drammatica che oggi viviamo. Assolutamente. Mauro, Acque Bresciane agisce in un territorio anche molto affascinante per noi, siamo un po' innamorati della Franciacorta, del Lago di Zeo, del Lago di Garda, e quindi in questo caso la gestione corretta del servizio idrico va appunto in termini della sostenibilità e al tempo stesso quindi della riduzione, di potenziale riduzione di costi dovuti appunto all'ambito energetico. Quindi un territorio sostenibile deve fare scopa con una gestione complessa e quindi c'è un punto di equilibrio da trovare anche nel reperimento di risorse per fare poi produzione di energia. Cosa sta succedendo da voi? Bella domanda. Diciamo bollicine a parte. Bollicine a parte, anche se l'orario chiama. Esatto. Allora, come dicevi tu, noi gestiamo un territorio veramente complesso perché andiamo dall'alta Val Camonica, quindi dai ghiacciai alla pianura, e una delle complessità è che in questo momento Acque Bresciane è il gestore della provincia di Brescia ma non della città di Brescia, quindi gestiamo una realtà di piccoli e medi comuni, vuol dire piccoli e medi impianti.
efficientare da un punto di vista energetico gli impianti di piccole dimensioni, insomma, è abbastanza ovvio che è più complicato rispetto a lavorare, insomma, un po' invidio i colleghi di MMK che hanno impianti molto più grandi e, diciamo, in quel caso è un po' più facile, quindi non voglio banalizzare nulla, però insomma, lavorare sulla piattaforma di Sesto mi piacerebbe molto. Noi dobbiamo lavorare su... Già sta snobbando, capito? Su medi piccoli impianti e quindi fare risparmio, fare efficienza è decisamente complesso. Noi stiamo lavorando su due fronti, sicuramente sulla riduzione dei volumi acquedotto, perché è abbastanza semplice che meno volumi sollevati significa meno energia consumata. Su quello, il fronte della digitalizzazione, dell'innovazione, quindi di una gestione 2.0 delle reti è fondamentale. Abbiamo avviato dei progetti importanti, stiamo partecipando al progetto di finanziamento PNRR che comunque perseguiremo anche in caso di mancato finanziamento. Ci siamo già dotati di strumenti efficaci di monitoraggio delle pressioni, transitorie di pressione e quant'altro. Devo dire che su questo fronte è fondamentale continuare su questa strada. Il 60% dei costi di energia che noi abbiamo sono sull'acquedotto e quindi è quella la strada principale. Ma a fianco a questo c'è il tema della depurazione, su cui stiamo investendo in impianti innovativi, in essiccamento a basse temperature, piuttosto che sul fotovoltaico, che è un'altra tecnologia su cui ormai gioco forza anche noi gestori dobbiamo occuparci. Molte grazie. Fabio, MM gestisce più servizi in città e ovviamente uno tra quelli più energivori che ci sia, che è trasportare metropolitane, però case popolari da rigenerare, quindi c'è un fortissimo accento sulla rigenerazione urbana, che non vuol dire soltanto affrontare i temi della socialità diversa, ma anche di rispondere a temi di fuel poverty, eccetera. Quindi l'utility che diventa fattore di sviluppo per anche superare alcuni problemi sociali forti, dove l'energia ha una componente importante. Avete inserito tecnologie nelle case popolari per avere dati e per una gestione migliore. Quindi mi piace molto questo fatto, come per tutti, di tornare tra un mondo e l'altro, che per voi è, Espo l'ha detto bene, pane quotidiano. Ecco. Sì, ecco, una cosa che abbiamo fatto è molto importante negli ultimi anni è una piattaforma IoT orizzontale, nel senso che noi, come tutti i gestori, abbiamo tante piattaforme per gestire gli SCADA, per gestire gli smart metering, per gestire i sensori di livello o le pressioni in rete, però non avevamo una gestione orizzontale dei dati che in qualche maniera potesse essere tutta introitata all'interno di questo data lake, da cui poi effettuare le analisi e trovare le ottimizzazioni nei vari sistemi. Per cui quello che è un po' paradossale nella nostra piattaforma IoT è che troviamo da un lato gli smart meter, a fianco troviamo i sensori che regolamentano le caldaie delle case popolari, gli ascensori delle case popolari, e diciamo che non è molto usuale all'interno del pannello dell'utility che vediamo oggi, sia quelli di energia o quelli del ciclo idrico. E poi ovviamente abbiamo a fianco i sensori online delle case dell'acqua, per cui abbiamo tante piattaforme verticali che sono unite da questa piattaforma IoT orizzontale, che ci dà, diciamo, come visione digitale insieme a tutti i sistemi, perché poi come tutte le aziende abbiamo SAP, abbiamo i Workforce Management, abbiamo tutti i sistemi che trasversalmente gestiscono i processi aziendali, ma abbiamo proprio sugli asset, sui dati, tante piattaforme verticali che poi vengono a confluire su un data lake unico, che poi pesca i dati anche da Google e da una serie di dati esterni sulla temperatura, sui terremoti, sui dati fluviali, eccetera, eccetera, che sicuramente è veramente l'integrazione digitale che sta dentro un'azienda integrata che fa tante cose che sembrano tutte molto facili, però che hanno tutte le complessità, perché poi sentivo prima Marco che parlava dell'ottimo intervento che sta facendo CAP in provincia sulle installazioni con il fotovoltaico.
Noi su Milano in realtà ne stiamo facendo sui depuratori, un po' meno sulle centrali d'acquedotto, perché banalmente siamo all'interno della città e andare a realizzare dei pannelli dei campi fotovoltaici all'interno della città, dove noi magari abbiamo anche delle vasche interrate, quindi dovremmo delle coperture molto basse, magari anche poco esposte, non è così banale. Quindi anche lì dobbiamo trovare altre soluzioni, come quella che abbiamo visto prima, come il teleriscaldamento eccetera, per riuscire a fare autoproduzione, perché è chiaro che tutti noi gestori idrici siamo dei grandi consumatori, ma vogliamo diventare anche dei grandi produttori di energia per ridurre diciamo, la richiesta di CO2. Molte grazie Marco. Domani mattina Alessandro Russo verrà qui a parlare di Smart City con noi, Smart Land, perché comunque l'attivatore, l'utility come attivatore di sviluppo per il territorio, nei confronti delle imprese del territorio, i rapporti anche rispetto all'efficientamento in generale delle infrastrutture e quindi digitalizzazione, energia eccetera, quali sono? Cioè, sono sempre connessioni sempre più forti, dato che agite in un ambito territoriale industrializzato ai massimi livelli, e come sta procedendo questa possibile evoluzione di dialogo? Sì. Allora, essendo un'azienda pubblica abbiamo sempre poi delle regole che ci bloccano sulla possibilità, diciamo, di sperimentare, di fare tutto in maniera totalmente aperta con le aziende più industriali, ma anche con i nostri comuni soci, perché ci sono sempre dei rapporti poi tra pubblico e pubblico che sono sempre da gestire. Però negli ultimi anni ci siamo aperti proprio anche nell'ottica di potenziare i nostri servizi con dei bandi proprio aperti per cercare partner che volessero operare con noi anche fuori dal servizio idrico, cioè sfruttando magari eventualmente la possibilità di dare altri servizi agli utenti, agli nostri utenti del servizio idrico, come pure mettersi a fare anche altre attività.